you Gentili telespettatori, benvenuti a Box Salute. È il nostro appuntamento mensile con il dottor Luciano Lozio, farmacologo, docente e soprattutto grande conoscitore, grande esperto e studioso del nostro microbiota. Quindi in questo caso soprattutto parleremo di intestino. E quando parliamo di intestino e di microbiota, questo nuovo organo a cui si è data una grande attenzione e anche direi rispetto perché gli dobbiamo buona parte della nostra salute e ahimè per contro delle nostre malattie, diciamo che eh, abbiamo realmente chiuso il cerchio che, e quindi sappiamo bene ora che c'è una responsabilità diretta in quello che noi mangiamo, in quello che noi assumiamo nello stile di vita che abbiamo riguardo al nostro benessere o al nostro stato di malattia. Allora non voglio perdere tempo perché la trasmissione ha un titolo bellissimo ma oltre al titolo ci sono anche altri argomenti. Leggiamolo insieme. Candida questa strana forma di vita. Ecco, sotto questo aspetto, dottor Lozio, non l'avevamo ancora considerata. Soprattutto noi donne o anche alcuni pazienti in cure piuttosto impegnative, eh, siamo abituati a vedere la candida come una fastidiosa malattia, ma mai come una forma di vita. Ma lei sa sorprenderci sempre. Buonasera intanto a tutti. gli <ride> Buonasera, benvenuto e eh, vediamo di parlare un po' di candida perché la candida è una forma di vita prima di tutto perché vive e quindi chiaramente infetta anche purtroppo mm. ma eh, è una forma di vita che serve anche un po' per noi perché serve per sbrogliare la matassa per esempio degli amidi lei mangia molti zuccheri è una grande mangiatrice di zuccheri infatti con la dieta carica o di amidi o di zuccheri noi favoriamo la sua espansione, però anche lei per certi versi ci dà un po' una mano all'inizio della digestione degli amidi a sbrogliare questa grossa matassa delle, delle amilopectine. Perché gli amidi, che sono poi una sequenza di zuccheri, sono o a filo, tipo un filo di cotone, oppure il filo di lana moer. Ah. Cioè, fino tutto un po' pelacchioso, no? Sì, quindi ha chi una, fa la maglia e un filo centrale e poi tante ramificazioni che vanno fuori. Bene, quando un, uh, queste ramificazioni si aggrovigliano tra di loro, diventa abbastanza complesso sbrogliarle, per cui diventa complicato questa, questo omatraggio allora, o Diciamo allovo. subito che, siccome di solito noi parliamo di batteri, questa sera parliamo però di un fungo, vero? Di un lievito. Di un perché lievito? Non è proprio un fungo, è una, ha, ha la forma dimorfa, cioè in pratica non è né carne né pesce, va bene, è una, è una roba lì a mezz'asta, va bene, è un anfibio, va bene. Allora accontentiamoci. Può stare, in effetti può stare in una forma che è la forma blastospora, io la chiamo la forma limone perché. Sì, io ho lasciato, vi ho portato una foto a posto in cui si vede questa però ci fermiamo qui, dei limoni, eh, davvero. Eh. per adesso con la spiegazione. Ecco, queste qui sono delle de, de, de candide, quindi è la candida sono... vista al microscopio? Sì, 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 ovviamente, sì, al microscopio. Ma quando è nella sua forma di blastospora, cioè quindi come la blastolomana, in pratica è una cellula che si raddoppia, si duplica, ma la si vede bene chiaramente lì e fino a che la candida ha questa forma non è particolarmente patogena, diciamo che nel nostro intestino se non ce l'avessimo sarebbe meglio, ma non è poi così eh, dannata, non è così fastidiosa e quando aumenta il numero delle sue colonie, quindi quando si moltiplica fuori misura, allora diventa veramente un po' un problema, un problema perché, da affrontare. E, e questo è nell'intestino, nel nostro intestino piccolo diciamo intestino tenue quando poi noi arriviamo nel colon allora lì dentro il problema si aggrava perché la candida cambia forma cambia la sua struttura e si adatta al mondo che sta affrontando un mondo acido perché il mondo del tenue è, diciamo parte da un basico neutro e va verso un ph abbastanza semplice cioè è ancora a livelli civili il ph cioè l'acidità quando invece noi arriviamo nell'intestino, nel grosso intestino, noi passiamo a un ambiente un pochettino più acido. Questo ambiente più acido favorisce il cambio della sua forma, in pratica nel tenue è una forma vitale poco proliferativa e non particolarmente patogena. Quando invece noi andiamo in un altro, cambiamo ambiente, il soggetto può diventare patogeno perché radicola, fa fiori fa tutta una cosa diversa, cioè, se noi dovessimo andare a vedere certe persone nel loro ambiente sono normali, quando vengono spostate da quell'ambiente possono cominciare per via dell'ambiente, di stimoli diversi, certo. per dover sopravvivere. A modificarsi e a cambiare certo. aggressiva. aggressiva. Ecco. Bene, per adesso ci fermiamo qui perché, siccome abbiamo con oggi concluso il nostro breve ciclo di incontri, riprenderà poi a primavera. Per tre mesi di assenza, lei deve pagare pegno. Tutti sanno che lei è un meraviglioso pianista e i più attenti probabilmente avranno eh, saputo anche che prima di ogni trasmissione lei si scranchisce un po', si concentra al nostro pianoforte e quindi questa sera, essendo anche una puntata un po' speciale, entriamo nelle festività, quindi siamo in tema con Candida, poi parleremo anche brevemente di cistite e di colesterolo, che ci sono delle importanti novità, tutte cose che si sposano bene con i panettoni e queste cene eh, luculiane che faremo e, e poi... Saremo alle prese chi più e più in meno con queste cose o con strane forme bronchiali, raffreddori, influenze, tutto quello che segue le festività. Allora, dottor Lozio, io la prego di andare al pianoforte, okay, di regalare. Ma a pagare pegno? Paga pegno, perché tre mesi <ride> di assenza voi, eh? ci farà sentire la sua mancanza. Insieme ascolteremo un brano un po' rielaborato da lei, molto eh, bello, molto brioso. È la danza di Zorba. Bravissimo, l'applauso glielo faccio io in presa diretta. Guardate, non è mica un brano semplice e la ringrazio. Poi alla fine la rivoglio al pianoforte. Va bene. Allora, eh, questo tra parentesi era. Un ballo che abbiamo provato a ballare un po' tutti da giovani, da giovanissimi, no? Sì, perché da, da persone diversamente <ride> giovani è un po' faticoso. Adesso, eh, adesso sì. Allora, questa odiata Candida, e lo dico da, eh, da donna che ho condiviso buona parte della mia vita con questo fastidiosissimo problema. Penso sia più comune di quello che possiamo immaginare. Ma nessuno ci aveva prima fatto riflettere sulle reali cause, sulle dinamiche e quindi era semplicemente qualcosa di misterioso, di sconosciuto e di veramente eh, antipatico e logorante. Allora abbiamo capito che eh, la candida sa trasformarsi e quindi da ospite, diciamo, abbastanza innocuo, addirittura che ci potrebbe un po' aiutare a far fuori questo... Ehm, questo bottino di carboidrati e quindi di zuccheri ehm, diventa però una nemica, cioè diventa una approfittatrice vera e propria eh, quando si sposta e quindi quando l'ambiente diventa più acido, come diceva lei, la parte dell'intestino, diciamo è tenue, è quello dove. Sopravvive in maniera differente. Il limoncello, per intenderci, sì. perché si fosse messo all'ascolto solo ora, invece diventa eh, proprio una pianticella, un fungo, assume quelle sembianze bianche. Sì, purtroppo sì. Bianche. Allora, il problema della Candida è che la Candida è comunque sia un parassita abbastanza fastidioso perché sarà anche un fungo, sarà anche un lievito che poi lì. Non sa neanche lei che è, via è via perché come ho detto non è né carne né pesce, perché non è né un fungo né un lievito, perché è una via di mezzo. Però il problema della candida è che produce una quantità assurda di sostanze tossiche. E le produce anche nel tenue, non è vero che le produce solo da una parte. Cioè avere la candida in mezzo ai piedi dà fastidio. Per esempio uno dei sintomi canonici della candida, attenzione non è detto che tutte le persone che sono stanche è colpa della candida, però può dare stanchezza perché va a bloccare la centrale che brucia gli zuccheri, zuccheri all'interno dei mitocondri, quindi le centrali che producono corrente sono questi forni, sono i mitocondri, questi hanno bisogno di zuccheri, la candida compete per gli zuccheri con i mitocondri, li mangia lei e per non far bruciare zuccheri all'interno di, di questi forni lei produce una sostanza, che va a bloccare proprio l'apertura del fornello, per cui il fornello è bloccato. Del mitocondrio cellulare. Del mitocondrio, esattamente. Ci sono questi organelli che sono al limite della producono cellula, corrente, su sulla producono energia. Ora, un corpo umano che non ha energia è un morto, questo è abbastanza eh, evidente. sì, è un morto Beh. vivente, ha ragione lei. Eh, led, ma a volte è proprio. anche morto morto proprio, nel senso che Vabbè, è proprio è senza morto. energia del cioè, tutto, se chiaro. senza energia ah. sì, bene. Si è visto da lavori che hanno fatto in America che il, la candida è sottesa, cioè è presente nel 93% delle persone che muoiono di tumore. Cosa vuol dire? Che praticamente non si sa bene se è morto per il tumore o per la candida, perché una persona che ha un tumore non è che abbia tutta questa energia da sprecare, ce n'ha poca, gestisce proprio il minimo sindacale. Nel 91% dei pazienti, questi sono lavori fatti ancora nel 2001, si è visto che sotto c'è un'infezione da candida. Quindi può essere, può essere, sto dicendo, che la candida dia l'ammazzata finale, dia proprio la botta finale. Quindi Perché... non sarà la causa scatenante, no, ma è sicuramente no, 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 no. una causa diciamo... dell'aggravamento. Però quando noi facciamo un trattamento, l'ospedale va a fare un trattamento oncologico, la candida è dietro l'angolo. Perché si depaupera il sistema immunitario, lo si, lo si prende un po' a bastonate, questo lo si sa, e quando io prendo a bastonate il sistema immunitario, questo lavora meno per ovvi certo. motivi. La candida, che è questo benedetto fungo, benedetto, maledetto fungo, che ammazzarlo ci vuole veramente fatica perché non è, non è molto disponibile alla morte, quando io ho un sistema immunitario che è depresso, eh, lei prolifera, e che cosa fa? mangia quello che a noi serve per produrre energia. Quindi per far dar da mangiare a lei le mie cellule hanno meno cibo e quindi e oltretutto lei produce anche una sostanza che ne impedisce il funzionamento perché è una meraviglia proprio e la gente muore di candida ma per, col, per colpa per via che quando si fanno chemioterapia purtroppo e questo non è colpa delle chemio ma è colpa della natura eh, dietro a, a questa terapia si nasconde la candida, uno potrebbe dire perché non la curo? Perché le cure per la candida sono tutto tranne che tanto innocue, Perché io devo andare con dei farmaci che qualche problemino al fegato me lo danno. Ora, già un, chemio, già un tumorato non sta bene. La chemioterapia gli pesa il fegato, se poi gli do anche la cura antifungina, oddio insomma il fegato certamente lei non, non lei ringrazia. Dice che... Tutti questi pazienti oncologici eh, vengono trascurati sotto l'aspetto della no, candida. Non è che perché... no, 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 non è che no, vengono trascurati. No, non è che vengono trascurati. No, non in malafede, ma vengono trascurati perché non si potrebbe concentrarsi troppo sulla cura della candida se non andando a discapito di... Cioè... Diciamo che sono organismi ormai, come ha detto lei, defedati, organismi sicuramente eh, minati in, in tutti i loro organi principali esatto. oltre che alla malattia infatti non sappiamo mai se un, un morto per cancro per tumore sia morto realmente per il, per il disastro cioè cambia molto eh. no quello è vero <ride> alla fine è sempre però quello che abbiamo letto prima è abbastanza inquietante ma più che altro ci deve far riflettere ecco io nel, nella mia prima domanda volevo anche completare il discorso noi quando parliamo di candida Soprattutto adesso inizialmente abbiamo parlato di candida nell'intestino, però ad esempio noi donne sappiamo che la candida ci va a martoriare proprio nelle parti intime, nella, nella vagina in sostanza. Sappiamo anche che i bambini, molti bambini nascono col mughetto o nel corso della loro vita lo sviluppano sulla bocca. Quindi la candida ha eh, vari luoghi in cui si manifesta. Eh, sì, purtroppo in ha vari vive. luoghi. La candida si sistema tendenzialmente dove c'è un po' di acido, va bene perché lei ama un pochettino il mondo acido, Asso, senza esagerare con lo stomaco ovviamente che quello è un po' troppo acido, ma diciamo che mediamente lei ama la pelle perché la pelle dell'adulto ha un'acidità intorno a 5-5,5, quindi nelle zone calde e umide lei prolifera, quindi sotto il seno, in mezzo alle cosce, tra le dita, interdigitale o sotto le unghie. E qua si vedono dei begli esempi di candidosi Mamma mia. che sono veramente una, una disperazione. Perché l'unica terapia, in questi casi, per tutte le onicomicosi <coughs> è, è quella di strappare l'unghia. E di grattare sì. si fa in anestesia, ovviamente spero. Perché se no vuol dire che veramente sono carogne a fare. No, sono torture. Ma <ride> torture, ma quindi. bisogna tirare via ovviamente l'unghia e grattare bene, portarla via proprio manualmente, con un'asportazione manuale. Questo si può fare su un'unghia, Su una lingua si può mettere qualche eh, sostanza che cerchi di uccidere questa presenza fungina sulla pelle, sul seno ci sono tante pomate e creme. Il problema vero, il vero guaio è la mucosa vaginale. Quello veramente invece è un problema da cui eh, diventa un problema serio per un motivo semplice. La pelle come anche altre mucose, hanno pochi strati, poca roba. Quindi la candida può radicolare su un terreno semiroccioso, diciamo, per parlare chiaro. Mentre invece la mucosa della donna fertile, quindi non della donna in menopausa, ha sette strati di cellule, cioè ce ne sono sette, quattro di struttura e tre di sfaldamento, perché deve essere sempre nuova, deve essere sempre molto elastica, molto sana, perché deve Accogliere la vita quindi non è un qualche cosa di, di banale, quindi è una situazione molto particolare. Queste, questi sette strati, per la candida, sono il paradiso. Questo è il problema. Perché sui tre di sfaldamento va bene, lei può anche starci, ma se lei si va a radicolare nel profondo, cioè in questi quattro strati, in uno di questi quattro strati nel profondo, lui prende una radice, va a mettere una radice voi. Per fare un esempio, avete l'idea di come fare a strappare le radici di una pianta che si è infilata dentro un muro in profondità? Diventate matti, Diventate matti. Ora o spostate tutti i sassi e arrivate alla zona germinativa della, della gramigna che sta sul, sul, sul muro, o se no voi strappate un po' il filo, ma questa si rifà. Bene, la cagli del vaginale, quando va in questi strati, fa esattamente la stessa cosa. Mi si infila. In profondità io strappo un po' la parte esterna, ma faccio lavoro cosmetico. È come il muro, io lo pulisco pure quando avete la piastrellatura all'ingresso del garage che, ci sale, che ha le fughe in cui c'è la terra. È una rogna tirare fuori da lì tutto quanto la, 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 diciamo la, la, la radice. Puoi ammazzarlo, ci metti su qualche cosa che lo ammazza, si può, non si dovrebbe, ma si può usare non so, la candeggina e uno ammazza. L'ipoclorito di sodio. Eh, L'ipoclorito <ride> di sodio. Uno ammazza, benissimo, lo ammazza, ma la radice, non riesce a tirarla fuori perché la radice è in profondità. Quindi io passo di, di tutto, queste povere donne che hanno queste infezioni, le provano tutte. Poi cosa succede? Che usano creme, varie, varie sostanze. Sì, sì. Eliminano la candida, penso di aver eliminata, dopo due o tre mesi si ripresenta. Non è, è quella, esattamente più o meno come l'esempio che ho fatto prima dell'erba. Io ho strappato l'erba, la radice è ancora dentro, per un po' non la vedo, dopo un po' mi salta fuori un'altra volta. Per un po' non la vedo, è rimasta silente, ma è rimasta ha silente. lavorato. Esatto, però. era silente, dopo un po' mi è tornata fuori. Perché? Perché non ho tolto la radicolazione. La candida, quando noi andiamo in un ambiente acido, e la mucosa della donna, ricordatevi che è acida, ha la stessa acidità dello stomaco, signori. L'ambiente la, vaginale eh, è... Eh sì, a pH 3,5. Nell'età fertile. Eh sì, nell'età fertile. No, perché poi con la menopausa le cose cambiano, infatti. Cambiano completamente. Eh, completamente. Il problema diminuisce. Cambia completamente il problema, cambia completamente il tipo di infezioni. Quindi eh, la donna fertile ha un pH, quindi ha un'acidità della mucosa vaginale pari a quella dello stomaco, l'acidità dello stomaco serve a uccidere tutti i batteri che entrano perché non devono passare e quindi l'acidità dello stomaco ha una funzione di barriera chimica ed è giusto ammazzarla. Quando io arrivo a livello della mucosa vaginale anche lì io devo mantenere i batteri i patogeni fuori dai piedi, perché non posso avere una mucosa che deve accettare la nuova vita che abbia dentro anche altri ospiti tutti indesiderati. Quindi giustamente la donna ha una mucosa estremamente acida, perché 3,5 è bella acida, che tiene lontani tutti i batteri e quindi tiene lontana la possibilità di avere infezioni batteriche. Però crea un ambiente che è perfetto per la candida. Quindi via 1, d'accordo, ma purtroppo facciamo, facilitiamo la vita. La candida purtroppo è una brutta bestia che muore sotto pH 2,5. O sopra pH 10, quindi o noi ci facciamo la lavanda con l'ammoniaca o ce la si fa con l'acido cloridrico, perché non c'è verso se no. Quindi con le lavande, con vari sistemi, la candida non si riesce ad eliminare. Quindi non pensiamo di prendere varie sostanze che acidificano, basivi, perché la candida alla fine... Cioè poca... per bocca, lei sta dicendo per bocca? Per bocca ma anche per via vaginale. Perché, ah, ecco sì. Cioè, No, Beh, non fate le lavande ovviamente con l'ammoniaca, perché No, assolutamente no. Ecco, ma però vengono suggerite quelle con l'ipoclorito di sodio. Quelle sì, possono essere servite. Un un quelle, ma siccome muore sotto a pH 2,5, l'ipoclorito di sodio non ci arriva. Non ci arriva cioè, fa, strappo quella famosa erbetta Come dal prima. muro, ma, ma non faccio un granché. Ecco, questo, eh, Però che, lei ci dà sempre A, a sonzioni, me dispiace, perché eh, eh. io vorrei tanto avere le donne belle e felici senza ragazze. Ma eliminarla la candida bisogna proprio andare con un punterolo, come tirare via il tartaro dai denti. Bisogna andare lì a grattarla proprio via e prendere e strappare la, la sua radicolazione. Ora, siccome è estremamente difficile, c'è un, un, un altro suo competitor, che si chiama Saccaro Mices Bulardi, che è un Saccharomyces cerevisiae bulardi, è derivato dalla famiglia grossa dei Saccharomyces che fanno la birra, ma non c'è niente a che vedere con la birra. Quindi, se uno è intollerante alla birra o al lievito di birra, non vuol dire che è intollerante a questo batterio, e a questo fungo. fungo. Questo fungo va, che anche lui è un lievito fungo, va in. Eh, <coughs> Sì, ma che differenza c'è tra funghi e lungo? Uno, uno ha la forma dimorfica e l'altro no. Quindi lui è un fungo, il fungo poi ha il, il, mic il, il, si eh. il micete sotto, perché quello che noi mangiamo come fungo, quello è un frutto, è il frutto del fungo, è il micelio quello che è il fungo, quella parte sotto che crea la, la, la struttura vitale. Mentre il lievito, quello che rinasce sempre. Da, perché non muore mai. Cioè eh. quello che lei mangia, quello che mangiamo noi, sì. quello non è il fungo. Quello è il frutto del fungo. Ah. Il fungo sta, sotto, sta, terra, sotto, sta, sta sotto, sotto, sotto terra e quindi noi mangiamo i frutti dei funghi. Infatti, io lo, lo mangio, dopo un po' me ne sono altro, per forza, che io il fungo ce l'ho sempre sotto, è, un, è una struttura diversa. Comunque, si dice che siano misteriosi e meravigliosi. Sono eh? meravigliosi e misteriosi, ce ne sono talmente tanti che io ho una, ho una cugina che ha studiato i funghi tutta la vita e dice no ancora non ci ho capito niente, e inseg ha insegnato a sua in botanica all'università e si è specializzato in una delle più grosse diciamo conoscitrici di funghi eppure lei mi ha detto guarda sono un guazzabuglio diciamo, Bene. allora poniamo appunto che questi funghi lieviti questo fungo li diciamo fungo le eh, abbiamo abbiamo dentro arriva questo buco adesso siamo in vagina siamo Siamo nella cosa vaginale ma anche da altre parti eh. Io la posso usare in bocca, lo posso usare sulla pelle, sotto il seno, da tutte ecco, le ma, parti. Ma in questi punti, ad esempio anche nelle piaghe da decubito, eh, Da eh, tutte le parti. Eh, in questi punti è più facile sradicarlo, quindi è più facile perché lo strato dove lei può andare a inserirsi sono una, due, due al massimo sono due strati di. Ah, de, che compongono è il dermo. Mentre invece la mucosa vaginale che ne ha sette? Siete voi donne che siete complicate, Non, non è la candida lei si è adatta a uno o due strati fetta, è lì dentro che è un paradiso per lei perché può andare a radicare nel profondo, l'erba non va a radicare sull'asfalto perché non riesce a, a radicare se non fa un buco, se non c'è una crepa, mm, se non c'è esatto, una grepa, se la non crepa c'è riesce serie. perché Perché è uno, uno strato uniforme, la pelle invece tra una cella e l'altra c'è dello spazio e, e quindi... deve radicare, quindi... E riesce ad andare, non tutte le cellule gli vanno bene, ma sulla pelle riesce ecco, a caricare Lei stava dicendo: Ah, innanzitutto, ci siamo dimenticati di dire quali sono i sintomi, i segnali. Eh, Il sintomo fondamentale è un prurito, è prurito terribile. Vero? E poi, sì. a livello anche vaginale anche dolore. Eh. Eh, sì. Che insomma, io adesso, per personale esperienza, non no, ho non mai provato. Proprio. però mi dicono. Mi dicono che è decisamente... No, no, la candida è qualcosa che può farti veramente perdere il senno, nel senso che si ripresenta, si ripresenta sì, sì. e Poi quindi... Poi produce delle, delle, dei pruriti feroci, uno se la vorrebbe strappare fuori a forza di gradare. E non la strappa, perché al massimo strappa le cellule esterne, mentre invece lei è radicolata. Quindi, tornando al discorso di prima, io prendo Però questo... Però c'è un antagonista. C'è questo antagonista che ha una maggiore affinità della candida. Quindi lei... Questa, questa nuova entità vivente va dove c'è la candida, prende la candida, la strappa e si pianta lui. Cioè c'è uno scambio. La differenza è che questo nuovo inquilino, che è più potente, più forte, è un inquilino che dopo 15 giorni, fa 15 giorni di vacanza senza creare danni e dopo se ne va per i fatti suoi. Fa, butta via la candida, si posiziona lui al posto della candida, sta lì. Da 15 giorni fa le due settimane di ferie e poi prende, se ne va fuori i piedi. Quindi ci fa un favore perché la stacca. Benissimo, noi qui ci fermiamo con questo bellissimo titolo, I killer della candida. Non abbiamo mai provato tanta feroce antipatia come almeno noi donne, come per questa, questa sgradita ospite. Ci fermiamo un attimo per una veloce pausa pubblicitaria. Ricordando ai nostri telespettatori che se volete. Realmente andare all'origine del problema dovete seguire il nostro programma, quindi nessun cambio canale, niente zapping, ma restate pronti non solo a guardare gli spot dei nostri clienti e sostenitori, ma pronti perché alla ripresa daremo, incomincieremo a dare eh, tutti quei consigli utili per, eh, per farvi risolvere un sacco di problemi davvero. Ci qua, abbiamo fatto prestissimo e quindi di nuovo eh, ritorniamo a parlare di candida, perché eh, direi che è sottovalutata, nel senso che, ma sì, sembra qualcosa di, non vorrei dire banale, perché il disturbo è molto serio, però non si pensa realmente che la candida possa portare dei danni, ma eh, se ascolteremo attentamente il dottor Lozio, che è uno dei grandi esperti, incominceremo a capire quali rischi, quali insidie si nascondono dietro questa, che vorrei definire questa invasione. Eravamo rimasti nell'ambiente vaginale, quindi nella, val, nella vagina, se, se vogliamo, i danni sono ancora maggiori e soprattutto le ride, le, toglierla, eradicarla, diventa veramente un serio problema. Però prima della sua spiegazione, vorrei farle una domanda che ritengo importante e che sicuramente chiarirà le idee di molte persone. Esattamente, è qualcosa che avviene col contagio o che è dentro di noi? Perché sono sincera, per anni ho sempre pensato di prendere le peggiori malattie eh, andando in bagno, ad esempio negli autogrill. Quindi ho sempre visto il vicino esterno come una fonte estrema di, di pericoli. Poi siamo tra adulti, diciamo, a volte si dà la colpa al partner e quindi ci si chiede. Diciamo che è il partner che viene infettato, è facile che sia la donna che, <ride> che infetta l'uomo o viceversa, perché poi... Ah, perché è solo ah, femminile? Allora. No, 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 assolutamente no. Ah, intendiamoci. Eh, allora, che bisognerebbe entrare in particolari, non proprio eh, anatomici, ma se notate sul partner della polverina bianca, quella è meglio stare molto attenti perché... Se c'è questa polverina bianca un po' sopra, eh, quelle sono candide, quindi l'uomo a quel punto può infettare la donna. Se eh, l'uomo è sano e la donna è infettata e l'uomo vede che dopo un po' di giorni si vede questa polverina bianca, è meglio che non la di via. O astenersi o usare, Se, insomma, come usare, viene consigliato, qualche precauzione preservativa, certo. Oppure, se non dico io che bisogna diventare tutti quanti santi in astinezza però... No, ma sa dottor Lozio, oggi le malattie sessualmente, sessualmente trasmesse, trasmesse sono... sono ritornate alla grande Perché c'è veramente poca attenzione, c'è anche più promiscuità è... Si cambiano più spesso i partner e questo comporta qualche rischio in sostanza Assolutamente sì, e un'altra cosa, negli autogrill pare che succedono i treni puliti, tutti quanti, però ricordiamoci che la malattia che più frequentemente si può prendere sono i condinomi. Ecco, diciamo, non, è che no, non mi dica, è, dai è, è, sì, sì, è più facile prendere lì cioè, che non in casa. I condinomi alla fine sono delle, dei... è, un, è papillomavirus, un papillomavirus, è un papillomavirus... è un papillomavirus di classe 6 e 8, quindi non è tumorale, non è niente, però insomma non è, non è piacevole avere sta roba qui. E queste sono infezioni che si possono prendere con una maggior facilità frequentando eh, bagni pubblici, diciamo, non proprio ben tenuti. Eh. Io mm. Mi mm. Ma almeno ci siamo chiariti. Nella mia idee, università, no? quando si andava all'università bisognava stare. Parecchio attenti a Milano perché insomma i bagni non è che passasse la, la persona a pulirli un giorno. Se e lì tocca. sì che basterebbe la candeggina, eh, neanche in questo caso. No, la usano, non no funziona, però eh, bisog bisogna usarla. Mm, infatti. <ride> perché eh non sì. puliscono così? Eh, ne, anche negli ospedali eh, dovrebbero usare di più la candeggina. Allora, tornando a noi, quindi eh, diciamo che. Può avvenire il contagio allora? Sì, sì, assolutamente. Però se noi diamo un bacio ad esempio a, a un bambino che ha il mughetto, cioè. Viene. Però succede anche che il cibo, cioè la saliva, dove c'è la cagnida, va nello stomaco e nello stomaco noi a stomaco vuoto, non a stomaco pieno, abbiamo un pH di 1,5 e mezzo. E a 1,5 e mezzo la cagnida muore. Ok. Perché sopravvive pH 3. Fino a due e mezzo sopravvive, ma a uno e mezzo muore. Quindi, una persona che dovesse baciare un bambino e poi ingoiare la saliva con la candida, se ha stomaco Ciao vuoto, arriva nel testino, esatto, Io glielo elimino. Sé, se benissimo. Eh, non c'è questa acidità, con maggior facilità può passare la candida dalla, dallo stomaco, che non, non l'ha uccisa all'intestino, e lì, in presenza di zuccheri, eh, zuccheri, fibre... Fa festa e fiera alla fine la candida. Eh. Senti, ecco una cosa sola, sì. sono cinque tipi di candida, non ce n'è una sola. Eh. Ah, è una è bella famiglia allora. la cruer, ce, ne, ce ne sono tante, meno frequenti, diciamo che quella più comune di tutti è eh, la candida. Prima di questa slide eh, vorrei vedere e ritornare all'altra i, i killer della candida, vero? Sì. Perché questo ci può essere utile. Quindi sono cinque, eh, cinque tipi di candida. A seconda del, della zona in no, cui no, si manifesta? Non sono o... dentro, possono anche essere intestinali tutte e cinque, ma diciamo che le due più comuni sono l'Albicans e la Cruzeri, sono mm. le due più frequenti, ecco. certo. poi ce ne sono altre. Ma teniamo presente che la candida e tutti i suoi danni sono stati scoperti tantissimi, ma tantissimi anni fa, nel 1954 da un certo medico dell'Alabama di Atlanta che era eh, Orientus. Orientus ha trovato, ha notato che le persone che eh, facevano cure antibiotiche avevano delle grosse risorgive di candida, quindi la candida aumentava e avevano delle manifestazioni assolutamente anche imprevedibili, aveva veramente di, di tutto e di più. E lui è stato il primo che ha studiato a fondo questo sto fungo, che come potete vedere, malattie che verranno 53, ecco mi sono sbagliato ah. di un anno, scusate. Beh, non eravamo ancora 53, nati, se 54. Dio vuole. No, purtroppo io già c'ero, mannaggia. Vabbè, e era quindi, è E Non c'era vita al peggio. E quindi lui ha scoperto proprio questo in lavama, queste patologie da candida vedendo le, le patologie più disparate, comprese anche quelle mentali, con effetti mentali, c'è cioè una roba veramente stranissima che ha, che ha portato poi a uno studio organico dei danni da candida. Poi, siccome i trattamenti sono difficili, perché i farmaci sono, per, sono, sono tossici, e ci si è un si po' è come dimenticati della candida. Ma la Cagina continua a imperversare tranquilla. Eh. Ecco, ma io vorrei allora ritornarci su. Allora sospendiamo un attimo i killer che poi vediamo esattamente come, come si combatterla. Fa esatto. Perché poi eh, spesso capita, eh, miei cari telespettatori, che eh, dopo le trasmissioni con il dottor Lozio tutti quanti siete a chiedere eh, diciamo, il rimedio, l'antidoto, eh, e in questo caso il probiotico giusto. E questo va benissimo eh? perché anche in questo caso ci sarà un aiuto, ci sarà una soluzione, però questo non, non ci deve assolvere dalla nostra personale responsabilità, cioè dobbiamo anche cambiare qualche cosa di noi, eh? dobbiamo cambiare e metterci impegno nell'alimentazione perché qui, anche qui andremo a vedere che la candida, a parte quei poverini che abbiamo sentito prima fanno i trattamenti oncologici, chemioterapici o delle cure come andremo a vedere che possono agevolare l'insorgere di questa malattia, possiamo chiamarla proprio a piena ragione, a pieno titolo malattia, però a maggior parte dei casi siamo noi, eh? siamo noi con le nostre scelte quotidiane. Allora ehm, vorrei capire i rischi che sono insiti nella candida, nello permanere della, della candida dentro di noi ha detto che ci toglie energia e questo non è poco perché l'energia è la vita. Abbiamo Adesso diarrea. le è sfuggito che questo studioso ha messo in relazione la candida con con queste malattie, diarrea, sinusite, mal di testa lancinante, vaginosi, depressione, Gra depressione, ADHD, cioè eh, la, la sindrome la, dei la bambini sindrome ipercinetici, di, esatto. autismo, lesse e altre. Attenzione. Non vuol dire che la candida crea l'autismo, attenzione, non l'ho detto e non, non l'ha detto ma lui, ma la candida aggrava e di non di poco l'autismo. Per esempio la candida produce delle sostanze che fanno agglutinare i globuli rossi, cosa vuol dire? Che li fanno mettere in una fila come la scatola dei ringo. Quando uno ha la scatola dei ringo, quando ne mangia mangia prima l'ultimo, mangia prima l'ultimo della fila. Se ho una fila lunghissima... E voi capite che mangio il primo e l'ultimo, io ho 50 biscotti e ne mangio due, se ho una fila ancora più lunga ho 100 biscotti e ne mangio sempre due. Quindi se io faccio queste colonne infinite io creo una ipoossigenazione, cioè l'ossigeno nel cervello non ci arriva, ne arriva poco. I bambini autistici che mangiano soprattutto loro molta, eh, molto cibo ricco di zuccheri, quindi hanno facilmente una candidosi, vanno incontro ad una iposigenazione cerebrale, perché questi globuli rossi che uno ha, cioè ha 5 milioni di globuli rossi, sì ho capito, ma se sono tutti impinati come non averli, perché alla fine ne mangio due, porta a una che porta il bambino ad avere dei comportamenti autolesionisti, perché lui soffre a meno ossigeno, sta male e si dà le testate contro il muro, si dà le sberle, si dà i pizzicotti e si fa del male, è proprio l'autolesionismo classico che non è dovuto a un comportamento di un bambino autistico, è un comportamento dovuto all'aumento della candida nell'intestino che ha portato a una riduzione dell'ossigenazione del bambino. E quindi chiaramente sta male. Noi abbiamo visto più, più volte, ma, ma non una volta sola, che modificando la dieta, quindi riducendo i carboidrati e prendendo dei prodotti che ammazzano la candida, che ne riducono, perché poi ammazzarla tutta intera è un'impresa inutile, ma che resiste, ma riducendone molto le colonie, il bambino smette di avere comportamenti autolesionisti. Non ho detto e non lo dico che guarisce l'autismo, perché non è vero, l'autismo è un'altra cosa molto più seria. Però questi comportamenti autolesionisti smettono, il bambino smette di farsi del male perché riceve un nuovo apporto corretto di ossigeno dalla, dalla, dal suo sangue. Certo. Quindi eh, anche altre manifestazioni. La anche la depressione, ad esempio, se vogliamo restare in un ambito... Eh, anche la depressione psichiatrico, mentale sì, noi abbiamo tante malattie ma perché la candida può modificare il carattere può modificare le segrezioni cioè, no, sono tante, sarebbe da spiegare cioè, se io che io sappia sono 70 le sostanze tossiche che produce la candida e 70 e la candida, sono tante mi scusi, eh? una comune amica preziosa comune amica che abbiamo prima dell'inizio della trasmissione mi ha consegnato un opuscolo che sono veramente ansiosa di, di leggere. Dice microbiota del sangue e atopobiosi, che non sì. so proprio cosa sia, ma lei gentilmente me lo spiegherà. Atopobiosi è la dislocazione fuori sede dei batteri. Ah, vede? Cioè, e eh, allora, leggo eh. subito una cosa che mi ha colpito, che il nostro sangue, che noi normalmente consideriamo eh, qualcosa di sterile, non lo è affatto. e questo eh, praticamente eh, va d'accordo con, eh, con qualche cosa che voglio sviluppare, cioè mi hanno detto che eh, in alcune parti d'Italia, eh, forse proprio a Bologna, ci sono laboratori in cui si analizza eh, il sangue vivo, sì. quindi non il sangue sacro. Si fa, si fa il sangue sì. E in queste un... analisi si vede che nel nostro sangue nuotano tranquillamente batteri, virus. Un'immagine... Magari anche la candida, dottor Locke. Sì, sì, ci può stare anche la ci candida. Può stare nel però sangue. attenzione, eh, bisogna distinguere bene, se no qui diamo informazioni pericolose. No, non voglio arrivare nella, in un campo fantascientifico. noi Abbiamo una dislocazione di batteri fuori sede, cioè vanno dall'intestino, finiscono nella, nel sangue, però non sono patogeni, cioè nel batterio, ma soprattutto quando sono lì non fanno danni, usano il sangue come veicolo di trasporto. Lo usano come se fosse un freccia rossa perché eh, a almeno va su veloce perché fio, cioè, la distanza è tanta. Ma per dove esempio, devono andare? Eh, per esempio le faccio banalmente un esempio: se noi abbiamo in bocca una, gengi, una paradontite, una gingivite, quindi un'infiammazione dei denti, noi abbiamo i batteri del, del paradonto, della bocca, in pratica, che possono migrare attraverso il sangue in altre zone. Per esempio, è stato trovato un batterio, cioè dei batteri della mucosa orale, quindi batteri specifici della bocca, nel liquido amniotico di, una, di un bambino, ancora quando era la panza di sua mamma. Quindi noi abbiamo batteri che traslocano la loro... Il loro, perso loro personale, quindi tutto il batterio per intero, dalla bocca usano il sangue non infettando, non avendo febbre, non avendo seticemia cioè, non, non succede niente, lo usa semplicemente come veicolo di trasporto, come vettore proprio. Ah, eh, ma un microbo dalla bocca arrivare nel liquido amniotico, ma che di strada ne ha tanta, eh? è come se noi prendessimo, che ne so, a piedi andassimo, se non usassimo il sangue, in Australia a piedi, cioè, non ci arrivi più. Se cioè, muori prima, anche perché poi è un'isola, quindi è un po' duro arrivarci. Ma è, è la stessa cosa, in effetti il liquido amminotico è un'isola separata. Invece noi usiamo il sangue come un aeroplano. Noi in 20 ore, 23 ore arriviamo in Australia e passiamo anche sopra al mare, quindi passiamo anche alla barriera di sangue che protegge il bambino. Quindi Ciò che, non, che, che entra nel liquido amniotico tra i secondo americani è estremamente controllato, non è che può entrare e uscire chi gli pare, è una sacca protetta. Bene, questi batteri se ne fregano anche di questa sacca protetta, vanno dentro tranquilli. Un batterio della bocca crea, come lo stretto cocco, quello che viene chiamato, il reumatismo al sangue, no? Non so se eh, vi ricordate sì, questo sì, sì. termine antico. Bene, sono batteri che dalla bocca vanno al cuore. E come ci vanno nel cuore? A piedi? E eh, se andiamo a andare in fondo alla Siberia eh. è lunga la strada, non ci arrivi più. Quindi loro da, con, usano proprio il sangue come un veicolo. Ma mentre sono sull'aereo non fanno disastri, Me. non si mettono Buona, a sparare. Capirsi. Perché se si mettono a sparare e spari in un aeroplano, beh, se buchi la carlinga vai a terra anche tu. Quindi se io mi metto a fare disastri nel sangue, il sistema immunitario nel sangue si ribella e quindi mi crea una una risposta immunitaria, che può essere anche pericolosa, ma comunque me la può creare. Quindi il batterio usa proprio, si mette bello tranquillo, quindi è un batterio patogeno che smette di essere patogeno Benissimo. mentre viaggia, usa il sangue, va dove deve andare e va da dall'altra parte. E questo. Dice appunto alla sì, topiomiosi. Sì, sì. No, no, arrivando questo. appunto alla mia grande curiosità, che no, penso lecita, però eh. abbia un po' eh, incuriosito anche sì, le persone da casa. Torniamo a noi, quindi eh, la candida va presa seriamente, quindi eh, bisogna fare di tutto per evitarla e qualora ci fosse. Per eh, riuscire a tenerla sotto controllo, perché questo è il problema: di non, di, non, eh, di non arrivare in una situazione in cui si perde il controllo e quindi essere, come ha detto lei, quei poveri pazienti oncologici che, che poi muoiono, eh, preda proprio anche della Candida. In questo caso la Candida ha colonizzato tutto l'organismo, tutti. Tutte le mucose le ha creato dei bei disastri, che sono le famose mucositi da Candida. che... Quando uno fa opera chimio, la chimio, la radio per sì. collo testa, praticamente hanno il 100% di garanzia che la candida gli massacra la bocca, l'esofago Ma anche l'antibiotico, però, è anche Una condizione intestinale per cui. Sì, sì, è il problema, anche problema anche dell'antibiotico è che... Eh, Lo si usa per un periodo limitato la chimica, purtroppo. chimio radio si fa eh, e poi sì, si sì, fa sì, su ne fanno soggetti. dei cicli. Esatto. Ecco, quello che è importante è questo: il, il lato bacillus che è un altro regolatore dice che nel colon mantiene colonie al milione di unità facenti colonie per grammo. Quando uno mi fa l'esame delle feci e mi trova la candida, non è che mi trova una roba tanto strana, è normale. Il problema è quello sotto, in rosso cioè 10-100 volte perché se io mi ritrovo un miliardo e beh no, allora se mi trovo un più va bene, cioè, non va bene ma insomma si può accettare, ma quando comincio a trovare tre più, vuol dire che io ho una quantità di candida che è pericolosa perché è eccessiva ricordiamoci che le infezioni vaginali da candida o le infezioni eh, delle vie urinarie sono tutte figlie di un intestino che funziona male, ah, ecco cioè qua. difficilmente una persona regolare ha queste malattie, Quindi, sono sopra... gli stitici che ce l'hanno. Ecco, eh. volevo infatti chiederle: la stitichezza è, è già il primo fattore di rischio, un grave rischio, per... e, e giustamente. E, e dolci, le... e i dolci, cioè, un soggetto che mangia dolce ed estitico crea eh. l'accoppiata perfetta per beccarsi la candida, diciamo che è un fenomeno se non gli arriva. Per averla in maniera esplosiva. Per averla in maniera... e, e gli dà da mangiare, la nutre, gli dà il biberon, e gli dà la cosa migliore possibile perché la candida si ciba di zuccheri e per di più gli lascia anche il tempo all'interno del retto di migrare con calma perché non c'è questa espulsione rapida, e c'ha voglia. Lì dentro Senta, proprio... ehm, lei ci crede nell'alimentazione basica, alcalinizzante? Come arma di, di lotta alla candida, ad no. esempio. Si dice nel campo di, di tante no. malattie. No, perché l'alimentazione basica ha un grande senso logico che andrebbe fatta per basificare il mesenchima, cioè la parte interna, lo spazio tra una cellula e l'altra. Questo sì, assolutamente. Non diciamo, ma L'ambiente intestinale mm. deve essere acido. acido. Se Lei io basifico l'intestino faccio un disastro. Perché? Perché l'intestino, come anche la pelle, è acida perché tiene lontani i batteri. Mm. Quindi io più basifico e più facilito la vita ai batteri patogeni. Mm. È questo che bisogna cercare di, di capire. Capire. Quindi. Ora, il corpo, c'è cioè tutta quella massa... Che compone le nostre membra, il nostro. È tutto da basificare, ma il tubo digerente non è mondo interno, è mondo esterno. È una galleria in mezzo a una montagna. Non è mica la montagna, è una galleria. Nella... Ora la montagna la devo basificare, se la vogliamo dire così. Ma non posso andare a basificare la galleria. Mm. Perché la galleria deve stare acida. Mi, mi faccia capire meglio. Allora, allora cosa facciamo? Perché libri e libri per imparare a, a diventare alcalini, alcalini. E no ma l'alcalizzazione... Cosa facciamo? Ho capito. Cioè, sì, ma è, dobbiamo è, mangiare i cibi è. che una volta assorbiti, quando arrivano in zona operativa, cioè nutri vengono nel sangue, vanno dentro nel mesenchima, lì riescono a... Generare una reazione di basificazione. Mm. Questo è giusto. Va bene. Questo, va Questo bene. Per, pensando all'ambiente delle nostre cellule, al liquido certo, certo. extracellulare: sì, va matrici... bene. Il limone va benissimo. Il limone è una, è una mano santa. Pensate che è l'unico frutto che c'è tutto l'anno. E se una cosa c'è tutto l'anno, non è un caso, perché tutti gli è altri giusto. frutti e verdure sono tutte stagionali. L'unica che c'è sempre è il limone perché citrus medica, dicevano i latini. In effetti è una mano santa, fa un acido debole, una base forte, perfetto, va bene. Il limone potete farvi, non dico il bagno perché sennò no diventa un po' costoso, eh. però mm -hmm. è buono. Però fatevi spremute alla mattina, prendete tutto quello che vi pare. Vedete che qua abbiamo dei cibi che tendono a basificare, mm. quindi ad al alcaline vuol dire. Sì, e questi sì. mi vanno bene, prendiamoli tranquillamente, mangiamoli, vanno bene, ma questi cibi fanno una basificazione dove vanno a nutrire cioè dentro io li assorbo dall'intestino dall'intestino vanno nel sangue dal sangue vanno nei vari, nei vari posti dove devono andare e a quel punto mi basificano e mi va bene ma l'intestino di suo io non lo devo basificare cioè se io ho uno stomaco acido a pH 1,5 molto acido e lo, ce l'ho acido perché tutto ciò che entra io lo uccido Guai se non fosse così, è una porta di ingresso fondamentale. Se io basifico, quindi prendo bicarbonato a iosa, quindi tampono l'acidità, tutti i batteri che io respiro, che sono in mezzo alla saliva o che sono nel naso, che mi finiscono nello stomaco, rischiano di andarmi all'intestino. E io mi creo una disbiosi, quindi mm. è sbagliato. E una... perché... Pensi, dottor Lozio, che proprio per combattere la candida, e poi se avremo la voglia e il tempo, ma penso di sì, di parlare anche di cistite, che a volte vanno proprio a braccetto le due cose, così vedi che pacchia, e, avevo sentito, avevo appreso il consiglio di, di prendere proprio questi bicarbonati, tipo il basen pulver, e di prenderli spesso, anzi o l'alchimo ecco, non so sì, se sono no, nomi ma, commerciali no, e sì. che non vanno fatti però per dire no? La base, ora, bisogna capire una cosa chiara l'acidificazione correla con le malattie degenerative la basicità invece correla con le malattie infettive ok? Mm. se io basifico io blocco la degenerazione giusto? i tumori sono tutti acidi giusto? ma non devo confondere il mondo interno col mondo esterno il tubo digerente è mondo esterno ma tu pensi non è, è, è una galleria è una, una galleria montagna. insomma è una galleria molto lunga lunga molto ma è dentro la pelle la pelle esterna è mondo esterno è d'accordo va bene ed è esattamente mondo esterno come la galleria non cambia niente quello che è mondo interno è la struttura della montagna, la terra, la pietra che la compone, le cellule che compongono il nostro corpo, io quella devo basificare. Mm. Devo per esempio renderla più solida perché se no mi si frana, mi si sposta, tutte cose giustissime. Metterò piante, metterò, farò tutto quello che devo fare per la struttura della montagna. Ma l'esterno, va bene, io non devo basificarlo perché se io prendo l'ammoniaca e mi lavo le mani, che diavolo combino? Cassa rossa, io prendo una sostanza ad un pH 9,5-10 e mi vado, a mi vado a basificare la pelle. Ma chi è quella persona che si va a basificare la pelle? Bisogna farsi del male da soli, perché non, non ha senso. E io se basifico il mio intestino vado a farmi danno da solo, perché la zona del duodeno, del primo tratto dell'intestino, invece è una zona con una basicità. Abbastanza regolata perché? Quindi è intorno a pH 7, 7,5. Perché lo stomaco prima mi ha già fatto fuori tutti i batteri che potrebbero giovarsi di quell'ambiente e poi è una zona abbastanza acida, abbastanza basica o neutra, ma abbastanza lontana da un'altra zona, che è l'intestino, da cui potrà arrivare. Per cui in quella zona io posso, quindi tuo odeno e primo o avere un ambiente che sia basico o neutro, va bene, perché poi è neutro. Mi sta bene perché tanto i batteri dall'alto non mi arrivano, lo stomaco li ha già fulminati e dal basso... È cribbio, è lunga la strada eh. certo, per certo. arrivarci. Certo. Senta, beh, poi io. ritorniamo. Adesso abbiamo di nuovo lo stacco pubblicitario. Poi cerchiamo di andare proprio sul concreto. Lei ha già detto: non dobbiamo mangiare zuccheri, non dobbiamo mangiare zuccheri. no, no. no, no, no bisogna questo... ridurre, ridurre. l'apporto di zuccheri, se non mangiamo più zuccheri. A parte che è impossibile, ma si muore. Quindi non, 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 non facciamo la guerra agli zuccheri, facciamo la Allo guerra all'eccesso di sì. zucchero. Ah, ecco sì. L Eccesso di zucchero, no l'eccesso di pasta, perché poi la pasta è sempre zucchero, questo no. L'eccesso è sempre sbagliato. Qualsiasi cosa uno mangi, che mangi la pasta, che mangi il formaggio, che mangi l'olio, anche l'olio d'oliva ah, buono buono, ma se ne mangi troppo, fa male anche lui. Cioè, tutto fa male in eccesso. E questo è un, è un dato oggettivo. Sì, sì. Che... E diciamo che tendenzialmente sì. Se stiamo a guardare, analizzare l'alimentazione della maggior parte delle persone è tutto un eccesso. Eh sì, eh dottor Lozio, non ci sarebbero tutte queste malattie se fossimo più assennati a tavola. Allora vede, c'è un problema che riguarda anche l'assetto <ride> ormonale dell'uomo. Noi abbiamo un solo ormone, uno solo, che, alz, che abbassa la glicemia e ne abbiamo quattro che la alzano. Perché? Noi siamo strutturati, programmati, concepiti per la carestia. Questo è il vero problema. La carestia che da noi mm. è sotto Natale. Non sono mai i tempi di vacche magre. Cioè, io ho mai visto più adesso per di vacche magre. C'è cioè, un'abbondanza di cibo indecorosa e abbiamo un solo ormone che abbassa la glicemia, che è l'insulina, e quattro che la alzano. Quindi chiaramente. ci sono i quattro la... che alzano? E sì. ce n'è, c'è quello per il ciclo di cori, c'è il glucagone, c'è ah, il, il glucagone. ce ne sono tanti. Ci sono Quindi tutti ne ormoni: quattro e uno solo che abbassa a la glicena. È persa la battaglia. Cioè, se io ho da mangiare, la battaglia è persa. Perché io. Questo divert... spiegherebbe perché questo esercito di persone, questa pandemia di diabete di tipo 2. Eh? Eh, Va bene, si mangia. Con queste triste considerazioni, proprio in questo periodo dell'anno in cui eh, le tentazioni sono irresistibili, comunque ci lasciamo per un paio di minuti di pubblicità e poi ritorniamo a bomba sui nostri argomenti, perché la grande novità che vogliamo presentarvi questa sera è anche la, una lotta al colesterolo in maniera completamente diversa, quindi senza l'uso delle statine. Ovviamente sempre con un po' di dieta, però qualche cosa di nuovo si affaccia all'orizzonte. In compagnia del dottor Luciano Lozio. Che noi consideriamo ed è realmente uno dei massimi esperti in ambito di microbiota, quindi di tutte queste situazioni di disagio, come ad esempio la candida, questa strana forma di vita. Ci sta dicendo delle cose molto, molto interessanti. E adesso si ricorda che è il momento di dare proprio consigli utili. Ci eravamo lasciati con l'alimentazione durante la pubblicità, e gli ho chiesto di nuovo. Eh, di, di spiegarmi quanto è utile o dannoso mangiare la carne, perché stiamo sempre parlando di abitudini alimentari, di grandi scontri anche questo qui tra, tra vegetariani, tra vegani e carnivori. E lei mi ha risposto semplicemente con il solito discorso. Bisogna mangiare una quantità modica di carne quantità modesta, ma, ma soprattutto cucinata a vapore, cucinata a 100 gradi. 120, se non c'è cioè la pentola a pressione. Quello che fa male della carne è l'innalzamento della temperatura che produce tante sostanze tossiche, come il nero, per esempio, che sono benzopireni. Quindi la, il vero dramma non è tanto la carne, quanto la temperatura che modifica le strutture. E poi mangiare una qualità giusta perché ogni essere umano ha bisogno di una quantità di proteine che devono essere più o meno adesso così intorno ai 70 grammi al giorno. Cioè sarebbero veramente per essere precisi sarebbero 0,82 pro chilo, ma insomma non cambia. Per far semplice se io peso, purtroppo non è vero, pesassi 70 kg avrei bisogno di 70 grammi al giorno, di, di cui proteine. 35 dalla carne o da uovo o da formaggio, cioè da grassi. Squadre proteine nobili oppure l'altra metà eh, da, da vegetali. Quindi mi sta bene, ne devo mangiare 70 grammi. Ma se noi teniamo presente che la carne ne ha il 19%, basta un etto e mezzo di carne nell'arco della giornata, ne abbiamo già saturato tutto. Un etto e mezzo di carne è proprio una fettina da, 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 da poveri 150 eh? sì, sì. cioè, grammi, è, è roba piccola. Comunque la scelta vegetariana e vegana non è controproducente no, io, per la salute io, io sono d'accordo con tutti. Chiunque mm. mangia quello che si trova che, che si, con cui meglio. si trova meglio. L'importante importante è la dieta vegana, è che, che sappia però l'importante è che mangi, mangi la qualità sufficiente, penso. però soprattutto che riesca a capire che anche una zucchina fatta alla brace se fa la riga nera fa danni. Quindi non è vero che non fa danni. Tutto ciò che è bruciacchiato. non Che è la bene. famosa crosticina. E fa danni, quella roba lì fa danni. Quindi esistono poi, per esempio, gli oli. Ma gli oli va bene, ma l'olio può diventare acroleina se è scaldato troppo. Cioè, certo, sono non tutte bisognavo. queste. E, e la temperatura. Altro la che temperatura... l'aurea per imparare a mangiare correttamente no. ci vorrebbe proprio. Una vita per studiare. Allora, tornando a noi invece, Candida, e adesso incominciamo a introdurre anche la cistite. Allora, è l'altra faccia della medaglia? È l'altra faccia del periodo della donna. Allora, la Candida di norma colonizza la donna nel periodo fertile perché ha un piaghe di tre e mezzo, ha sette strati. Quindi, bisogna andare giù con uno, la sacro-romice Sbulardi a strapparlo. Poi, una volta che è stato strappato, bisogna denudarla perché la candida è avvolta da, eh, da un envelope, da una struttura, è tipo un giubbetto antiproiettile. Tanto per intenderci, bisogna tirarglielo via perché sennò no non l'ammazzi. Quindi arriva un acido butirrico, il butirrato stacca questa, questa protezione, la candida nuda viene poi finalmente giustiziata dall'acido formico. Quindi è un insieme di operazioni, si strappa, si denuda e si uccide. Quindi non è proprio una robetta semplice eliminarla alla canida. La cistite invece nasce su un altro periodo della donna. Nel periodo fertile, vi ho detto prima, ha un pH di 3,5. Nel periodo meno pausale, la, il pH della, della donna viaggia intorno ai 5,3-5,5. Quindi tende a essere piuttosto basica. Quindi un terreno che è perfetto e adatto per i batteri patogeni. A tre e mezzo i batteri muoiono nello stomaco e nella mucosa vaginale, perché sono due porte ingresso. Muoiono di lì e muoiono di là. Se io non ho, cioè, io no, se la donna non ha più gli estrogeni, perché io ce ne ho pochi, eh? anche l'uomo ce ne ha, ne ha pochi. Quando la donna perde l'estrogeno e va in menopausa, riduce la produzione di. Alimenti per i probiotici, il probiotico dell della, della malcosa vaginale che ha ricevuto per tutta la vita fertile da mangiare dall'estrogeno. L'estrogeno glielo continua a dare, si chiama glicogeno questa sostanza che è uno zucchero polimerizzato e gli dà il glicogeno i batteri per ricambiare l'estrogeno del favore dell e dell'ambiente gli fanno l'acido e, e così mantengono pulito l'ambiente. Quando l'estrogeno non c'è più. Quindi c'è un manco. microbiota anche vaginale. Eh, sì, perché c'è la flora del Doden scoperta alla fine dell'Ottocento da, certo, da un tedesco, Döderlein, con, la, con, la doppia, eh, con, la, con il doppio puntino sulla, sulla O. E questo signore lì ha scoperto questa flora che quando la donna poi va in menopausa l'estrogeno non dà più da mangiare e loro cosa fanno? Poi ragazzi, muoiono di fame. Perché se non gli arriva il glicogeno, questi qui, zuccheri non ne hanno. Loro mangiano zuccheri e trasformano zuccheri in surfattante, in acido lattico. Fanno tante cose intelligenti. Quindi vanno in sofferenza, non producono l'acido. La mucosa incomincia ad alzare il suo pH. Siamo sempre lì: la persona stitica, perché lì il problema è la stitichezza, che è comune sia per la candida che per le infezioni della, delle vie urinarie, Entrano. Nell'utero, nella, nella, nella mucosa vagina. vaginale, passando attraverso il sistema linfatico, cioè non è un passaggio esterno. Cioè adesso i batteri sono piccoli, andare dal retto fino alla mucosa eh, fino alla, diciamo alla mucosa oretrale, e se. È un'impresa un lunga perché uno diceva che sbagliano l'igiene. Esatto, esatto. questa vai... è una cosa che stato... <ride> ci stato. Ci cioè, si pulisce cioè, in un verso le... anziché in un altro. Ma pensate un è attimo: una stata... cosa, arriva un battere che va anche sull'orifizio sull finale e poi da lì controcorrente risale per chilometri e chilometri di strada. Perché facciamo il rapporto dove arriva lui sto poro battere. Cioè, è vero che la donna ha un'oretra molto cola, che è 4 cm, eh? ma 4 cm per un battere sono migliaia di chilometri da fare controcorrente. Cioè, Quindi, è un fenomeno, mm, eh. Via Praticamente lei, passa nella mucosa vaginale comuni, esatto. da lì non, non incontra per nessuno. E via linfatica dentro. Via linfatica, si passano, sono collegamenti. Arriva dentro questo ambiente che prima era ostile. Perché era acido, adesso invece è in un ambiente è favorevole, basico, esatto. non ci sta neanche perché non c'è mica la no, mangiare È sempre acido ma meno acido. È molto meno acido, esatto. sì sì. E non è basico. Basico eh, non no, lo è, no, perché no. se è acido. Ecco, poi intanto che ce l'ho in glielo chiedo. Poi lo so che mi scrivete interrompe sempre l'ospite, ma se no ho poca memoria. Ma ce lo dobbiamo misurare con la, la cartina? No, non serve. Ma perché? C'è cioè, chi ci dice di misurare... La, ci le, dice... Il pH La, delle urine. Atra le urine. Ah, delle urine. Questo sì. ci può dare un'indicazione? Da poco, perché l'urina nell'arco della giornata cambia molto spesso. Ora, o si fa una misurazione cronica tutte le mattine, cioè ad orari fissi, se no nell'arco della giornata il pH cambia. Cambia perché... Ecco, ma il pH delle nostre urine può rispecchiare un pochino il nostro grado... Può rispecchiare il grado dell'acidità. Del Mesenchi, ma quella famosa interno della montagna. Perfetto. Va bene. Va bene, ma quindi non, non c'è la, la nostra galleria. Eh. Allora, benissimo. Perché lei faccia conto, la montagna può essere umida, più o meno imbibita d'acqua, ma la galleria deve essere priva d'acqua. Perché se entra l'acqua nella galleria, la galleria frana. Quindi ma hai ragione, io. capisci? Eh. Ma la regia ci manda in onda delle slide e delle animazioni e poi ce le toglie. E io ero incuriosita perché c'era il maschio e c'era la femmina, insomma, cosa ci ha insegnato questo: i in luoghi di infezione. Di infezione Ora, di i, batteri, i batteri della, eh, del retto sono tenuti sotto contenimento dal punto di vista della loro espansione da, dalla flora del Doderlein. Quindi ce l'ha la donna in due luoghi, mucosa vaginale e retto. L'uomo ce l'ha solo da una parte. Se io ho una buona flora del Doden nel retto, io riduco la possibilità che i batteri del retto migrino e vadano a far casino, vadano a fare macello da un'altra parte. Perché se nessuno, quando manca il padrone i topi ballano, c'è poco da fare, quando il gatto non c'è, quindi i batteri devono essere presenti, io non ho i batteri probiotici e io vedo migrare i patogeni. Allora nella donna vanno prima nella mucosa vaginale, ma lì c'è poco da fare perché loro mangiano proteine, lì non ce n'è, quindi c'è poca roba. Migrano e vanno nelle vie urinarie e lì invece va benissimo perché è una zona pochissimo popolata, diciamo pure che non ci sono batterie quasi sterile. Ma soprattutto loro si agganciano con un gancetto alla parete, le coli questo lo fa, si aggancia, aspetta lì che gli portino da mangiare. L'urina scende, nelle urine ci sono proteine, lui mangia beato e felice, servito a tavola col tovagliolo e sta bene. Per mandarlo via dobbiamo o ammazzarlo sparandogli oppure prendendo un, dei prodotti che raddrizzano, rompono il rampino con cui lui si è attaccato alla parete. Nell'uomo il discorso è diverso. Perché nell'uomo l'organo di mezzo, va bene, che c'è tra le vie urinarie e il retto, è la prostata. E spesso e volentieri quando io distruggo la flora del Doderland del retto, l'uomo può andare ad infettare o in maniera seria o in maniera meno seria la prostata, creando quelle che si chiamano spesso e volentieri le prostatiti traumatiche. Va bene? che è una forma di prostatite in cui non c'è, attenzione, non c'entra niente di ipertofie prostatiche, c'è un dolore alla menzione, cioè ogni volta che deve andare a urinare gli fa male, va abbastanza spesso, quindi ha un po' di fastidio, va bene, ma soprattutto anche ha dolore, come uno che avesse la, la, la prostatite. Bene, chi è che ce l'ha? Queste qui ce l'hanno le persone che hanno distrutto i batteri, ma chi è che distrugge i batteri? Chi sta sempre seduto? Chi si scalda la zona, per esempio gli autisti d'estate che stanno sui camion per ore e ore e non scendono mai, e i ciclisti. Va bene. Per un ciclista la prostatite è dietro l'angolo perché i pedali, le gambe si muovono, la zona si surriscalda, hanno fatto i sellini con i buchi di qui e di là per raffreddare la zona dovrebbero infilarci un bel condizionatore sotto il sellino con una canetta che gli spara sul freddo, perché non c'è molto da fare. Per raffreddare la zona, se io la riscaldo i batteri muoiono e i patogeni migrano e quindi mi ritrovo. Perché è una cosa che non bisogna dire che la flora rettale non è la flora del colon, è diversa, è flora del doderlein. Quindi l'uomo ha i batteri probiotici fino al sigma, cioè fino in fondo, ma poi l'ultimo pezzo sono circa 12 centimetri, quella zona lì c'è una flora che è diversa, per cui se questa è morta, è morta, non è che gli altri soppriscono, eh? è morta. Terribile? No, Veniamo. terribile, ah, insomma. basta insomma, ogni tanto sui pedali alzarsi, far prendere un po' d'aria e poi ricominciare <ride> a pedalare. Sì, sì, se no brevettiamo noi qualche cosa di raggelante. Eh, senta, anche in questo caso contagio con l'attività sessuale? Di norma no. no. Di norma no. Eh, allora, a livello rettale ci potrebbero essere delle problematiche, ma bisognerebbe, come anche per i primi vaginali, diciamo che diventa un po' difficile dirlo in televisione, ci sono delle pratiche che potrebbero favorire o la candida. Ecco, una cosa strana che ho notato in questi ultimi periodi, ci sono donne che hanno una volta la candida e una volta mm. poi, in la cistite, poi finisce la cistite e c'è la candida. Cioè non ci sono più neanche le donne di una volta, una volta le donne avevano <ride> le candide, infertile e in meno pausa. Era giusto, è Adesso invece è un macello, ci sono queste donne che hanno questo pasticcio, vuol dire che c'è una sregolazione della frode del Dodeland piuttosto consistente. Perché sennò diventa difficile spiegare queste. Certo mettiamo. A la... meno che non si faccia uso della pillola anticoncezionale. Perché è una succede? F... È una finta gravidanza, praticamente, e si modifica il pH. Ecco, perché in gravidanza tutto cambia un'altra volta. Anche lì, gravidanza eh, cambia, cambia il pH, cambiano gli ormoni, mm. aumentano gli, est... gli estrogeni. Ma la candida della, della mamma in gravidanza passa eh sì. al feto? Eh? No, passa al bambino eh quando se... nasce. Nell'atto, sì, perché il parto vaginale è chiaro che. parto eutocico, il bambino mangia di tutto, mm -mm. quindi il bambino e eh, attraversando e sì, ce del la ridica parto. quella visione romantica del bambino a faccia in giù. A faccia in giù che comincia okay. pure a mangiarsi un po'... D'altro canto... Le feci siamo, materne... Siamo, eh. Eh, siamo animali mm. e l'animale è coprofago per definizione. L'animale è coprofago. Quindi, quando la, quando la mangerà la prima volta? Non lo so, no, non però prima o poi la mangia. Non gli scrivo più i miei cani in passeggiata, li lascio fare. E adesso non c'è <ride> perché so fare. Eh. Vabbè, loro mangiano quella dei cavalli. Senta una cosa, eh, adesso veniamo però a, a tutti i consigli pratici, cioè cosa possiamo fare, i probiotici. Ormai è, è appurato anche scientificamente che possono aiutare molto, perché le cure, quelle tradizionali, cioè... Sfido chiunque a non aver provato la cura classica per la cistite e quella pomata classica, quella cremina classica per ehm, la candida. Poi ci sono gli ovuli, insomma, c'è un armamentario, c'è di tutto e di più. Funziona eh, allora, la cosa, la cosa solo temporaneamente, il sollievo a volte è proprio... E poi comunque non è che uno può prendere l'antibiotico, con la cistite ad esempio eh, continuare a recidivare e, e gli antibiotici a un certo punto non fanno nemmeno più effetto. O bisogna cambiarli in continuazione? Allora, l'antibiotico va dato quello che l'antibiogramma dice. Sarebbe più serio fare, appunto, l'esame delle urine. proprio L'antibiogramma, la, la, cioè la verifica. L'urinocultura, quindi. L esatto, l'urinocultura e poi andare a vedere qual è l'antibiotico corretto da dare. Si dà l'antibiotico e mi può anche andare bene, ma ricordiamoci che bisogna, dopo dato l'antibiotico, è obbligatorio ripristinare la flora probiotica dell'intestino, perché se no non andiamo da nessuna parte, non serve a nulla, perché io ammazzo i batteri dell delle, delle vie urinarie, sicuramente, ma nella, diciamo nel, prendendo l'antibiotico, mentre mi ammazza quello della via urinaria, mi ammazza anche quello del, del tenue soprattutto, del tenue me li... E il colon assoluto. adesso con i nuovi Men antibiotici, il colon è un po' più salvato, va bene, è un po' più salvato. E poi, Perché cos'hanno fa... i nuovi antibiotici? Sono assorbiti molto meglio prima, per cui fanno meno danni, infatti danno meno diarrea, danno meno problematiche, danno un po' meno problematiche, attenzione, non è che non ne danno. Però c'è una cosa da chiedersi: se io ho una persona che ha avuto una cistite va bene, infettiva, io devo andare a curargli l'intestino sul suo transito. Questo è un obbligo, dovrebbe diventare obbligo di legge. Va bene, perché se io non gli curo l'intrancio intestinale, cioè non gli regolarizzo questa sua, diciamo così, eh, il suo cattivo funzionamento... È eh, una debolezza in È una debolezza che poi eh, è proprio un problema di stitichezza. Io se non gli curo qua, non curo nulla. Cioè non riesco a combinare un accidente di niente. Io devo mettergli apposta la stitichezza. Tutti quanti invece vedono la cistite, fastidio a urinare, prendo un antibiotico, sto bene perché mi è passata la cistite, ma se non ti cura l'intestino ti ritorna. Quindi al di là del fatto che l'antibiotico abbia funzionato, che sono sicuro che è dato quello giusto e che funziona, mamma mia. E poi andare a controllare un'altra cosa, esistono le cistite interstiziali, sono le cistite, non sono poche, in cui non c'è infezione, è una infiammazione dell'interstizio delle vie urinarie. Attenzione, lì l'antibiotico non si deve prendere. quindi... È una patologia che non è poi così rara e peregrina, è una roba seria e deve essere l'urologo o il medico insomma che decide per una diagnosi di eh, cistite interstiziale, perché in questo caso ho tutti i sintomi della cistite senza avere un batterio che me la crea. Cosa piglio l'antibiotico a fare? Io mi scasso l'intestino, disinfetto una zona che è già pulita, e quindi non ho risolto assolutamente nulla poi abbiamo tutte quelle cistiti a basso grado 100.000, 200.000 in cui c'è un senso di pesantezza una si sente pesante ma non ha comunque il classico sintomo è quello sempre del bruciore quando il si va a e... cioè sente un fastidio come se avesse quasi un'infezione ma non è a milioni mm. perché se è a milioni bisogna prendere l'antibiotico ma a 100 200.000 anche il medico non dà l'antibiotico perché se no ogni volta che c'è ste cariche guida l'antibiotico prima o poi, poi questa meravigliosa arma non funziona più quindi è giusto non darlo ma la donna o l'uomo, più la donna sta male, le cistiti sono malattie squisitamente femminili, cioè il rapporto cistite uomo-donna non è neanche da porre cioè, pure che, più, altro che il 90% un uomo con la cistite sono uomini che fanno cateterismi per paralisi, per vescica neurologica, per, per, per mille motivi che ci sono, ma non sono frequenti. Mentre le donne sono decisamente più colpite e sono già la donna di suo è più stitica. Perché, ma perché? Ma Sembrerebbe perché avendo tutto il suo machincinio per far figlia all'interno l'intestino abbia meno spazio per espandersi. Ci può stare. Quindi è un problema diciamo anatomico anche. Anche anatomico certamente, quindi ci può essere anche questa problematica, andrebbe ad andare a vedere tutte le cause, però diciamo statisticamente la donna è un po' decisamente più stitica dell'uomo. Quindi comunque le percentuali sono tutte, tutte a, a svantaggio del, della a donna, svantaggio. nel senso che la donna veramente nel corso della sua vita è difficile trovare donne che non abbiano eh, avuto... Più di una esperienza di questo tipo. Assolutamente. E, sì. e a volte sono proprio anche periodi veramente, potrei dire anche drammatici, perché si sta veramente molto male. E in più ci sono questi strani fenomeni per cui talvolta si sovrappongono le cose o convivono, cioè eh, la candida e la cistite. E allora lì... Ah, lì, quando c'è il cane cistiti io mi arrendo perché non capisco comunque, più qual lì, è la, la ragione... Eh sì, però la prima causa comunque comune è sempre la stitichezza, diciamo. Stitichezza la stitichezza è per la canida di zuccheri. Eh sì, sì. Quindi un'alimentazione scorretta. Vorrei chiederle anche perché una volta si diceva che eh, un beneficio poteva essere dato dai lavaggi con lo yogurt. Mmm, mmm, li abbiamo provate tutte, lavarsi col bicarbonato. Ora, col bicarbonato io basifico, mm. ma vi ho detto che se non vi fate la lavanda con l'ammoniaca non va mica via. E poi mm. con l'ammoniaca va via tutto. Tutti questi, questi cui... soldi spesi in lavande, <ride> ma questi prodotti che ci sono ma hanno la, qualche valore. La valenza. lavanda oltretutto ha un problema. La candida non la elimina, ma eh, soprattutto elimina i batteri probiotici. Questi li ammazza tutti perché c'è dentro disinfettante. La candida ha una corazza esterna, è protetta fuori, non è, è, cioè è un'armatura all'esterno, cosa che invece i nostri batteri non hanno. Quindi una candida è molto più ehm, resistente di un nostro batterio, non la ammazza l'antibiotico, ci vogliono antifungini pesanti per ammazzarla. C'è cioè una cosa difficile ammazzare la candida perché è corazzata, è come andare a, ad ammazzare uno che ha detto... Uh, uh, e allora cosa facciamo? dobbiamo Passiamo prendere, dobbiamo pratico. lavorare eh. di astuzia. Allora si, si deve prendere. Il, questo carro armato questa, e cominciare a, prendere, a riuscire ad aprire, per esempio, una, la botola e buttargli dentro la bomba a mano. Va bene? Bisogna trovare il sistema di mettergli una bomba che gli spacchi un cingolo, lo tieni fermo. Quindi, bisogna prima di tutto sradicarla. Una volta che l'ho sradicata, la candida cerca di svegliarsi per andare a infettare, perché è come se fosse una pianta con tante foglie sopra. Io vedo questa candida che mi cade la foglia, la, la foglia che cade deve essere eh, spazzata via, va bene? Quindi la candida invece cerca di radicolare. Io arrivo con l'Enterococcus faecium che produce acido butirrico, il butirrato mi, mi denuda, la, mi toglie questo envelope, questa. Vediamo allora. E poi alla fine, fachium. producendo acido eh, formico, il formico. Uccide la candida senza problemi, ma lo produce localmente, lo produce lì per, ne, per eh, quanto ne serve, perché la è che è pericoloso. Eh. Quindi lavorano, lo, lo, loro lavorano per in noi. sinergia e sono... perfetta. Noi come li assumiamo? Sotto forma di probiotici, di no? capsule. No? Sì. In capsule? Sì, sì. Sempre sì con assumere... le solite precauzioni a stomaco pie... mentre mangiamo Questo è un prodotto, sono due batteri decisamente molto resistenti. Per cui diciamo che stomaco pieno sarebbe il meglio. Questi in modo specifico registro, quindi se anche uno vuole, se è dimenticato, vuole... E li vuole prendere anche prima di andare a letto. Esatto, metto. lo può anche prendere prima di andare a letto. Questi batteri servono per disinfettare proprio, sono dei disinfettanti, dei cacciatori sfegati della cannina. La cagina intestinale si vede anche quando abbiamo per più giorni, non un giorno solo, feci chiare. Se le feci sono chiare vuol dire che la candida si è mangiata l'acido glucuronico, che è un acido che complessa sali biliari, per cui mi impedisce, mangiando via questa roba qua, la formazione di una sostanza che si chiama stercobilina. La stercobilina è la sostanza che dà il colore classico delle feci. Se la candida se ne è mangiata un pezzo non posso fare la stercobilina e io non ho il colore canonico. Quindi le feci chiare sono Devono indice di, una, eh? di un aumento di, di quantità chiare, di, 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 di candida a livello intestinale può essere anche sintomo che una persona sta mangiando da un po' di giorni pochi grassi oppure c'ha una cirrosi in fase terminale oh, mamma cioè, mia. non è che la, le feci chiare siano <ride> solo, sono solo una cosa. candida se uno sei. va a vedere quali sono le case fici chiare Dunque, è un problema di bile perché il collo dà la bile ora o non la produco la bile o non la spremo perché non mangio le cose che servono per, eh, per stimolare la bile, oppure la produco, fa il suo lavoro e poi prima che diventi stercovedina arriva la cagnita che se la mangia se e me la trasformo in un'altra cosa, che Ehi. io chiaramente poi non, non noto vedendo queste... Senta, ma con... Assumendo i cibi giusti, quindi niente zuccheri, attenzione ai carboidrati: pochi zuccheri, i latticini. Allora, per finire i latticini possono giocare un ruolo? sulla, sulla candida. Sono in influenti, in influenti, perché sì, c'è un po' di lattosio, ma è robetta. Eh. Mm, cioè, parliamoci bene. chiaro. in linea che... di massima. Io do la sempre il consiglio di limitarli zucchero e marzo. amidi. Perfetto. Amidi vuol dire. Polenta, vuol dire riso, vuol dire pane, vuol dire. cioè non è che ah è no, il giusto, grano, giusto. perché uno dice il grano, glute, quello è il glutine e ha altri problemi. Se. Qui si parla di zuccheri, quindi uno dice, ah, sai, non mangio il grano e mi mangio la parola del eh, riso. Eh, se beh, figa, poi uno cioè, mangia il grano turco e il mais, e sa che ha un indice glicemico eh, più elevato, capito, quindi è molto la... più zuccherino. E ancora. quindi chiaramente toglie il pasta, toglie il pane e sostituisce con un cibo che addirittura. Dal punto di vista della candida, solo da quello è peggiore, perché la, la, polenta, la polenta è buona. Eh? Quindi non parliamone male, perché poi da buon Bergamasco sono cresciuto a, a polenta. Quindi polenta è una, è una bontà del cielo. Però, anche so, a casa mia quando si fa polenta è festa. Però poi adesso che o... è festa, ma poi è soprattutto cosa... adesso che arrivano le feste, non fare la polenta è un delitto. Va bene. No, però dobbiamo sapere una modica quantità e nello stesso tempo se abbiamo mangiato polenta non esageriamo eh, con tutto il resto. Esatto, perché la polenta è un bel carico di zuccheri e che un po' so mi ingrasseranno. Mm. Ma l'altro poi ingrassa alla candida. Eh, eh certo, Quindi dopo... certo. Senta, noi abbiamo di nuovo lo stacco pubblicitario, siamo un filino in ritardo perché mi piaceva parlare anche di colesterolo, però diamo appuntamento ai nostri telespettatori barra telespettatrici che questa sera la puntata è stata più dedicata a noi fin dei conti e allora c'è il probiotico giusto per la candida ma... e poi bisogna dare la flora del Doderlen ed esiste un probiotico specifico ah, per ma allora dare... ne prendiamo nota dopo eh, dopo la pubblicità prego come volete Benissimo, cerchiamo di essere rapidi per accontentare tutti perché la nostra ultima mezz'ora insieme e deve essere veramente epica, nel senso che dobbiamo veramente dare una mano a tutte queste donne che soffrono, queste ragazze giovani che sono torturate. Voglio ricordarvi anche lo sfregamento dei jeans troppo stretti, queste belle brasiliane, queste mutandine che sono a volte, si dice, pericolose anche. Sotto vari aspetti. Va bene, dai, però mettetele se vi fa piacere Allora, ehm, dobbiamo completare il quadro nel senso per la, per la candida Dobbiamo eh, dire cos'altro c'è da aggiungere oltre a quei due eh, Quei due batteri, probiotici. quel battere e quel lievito. Ma noi li troviamo in una unica formulazione cioè, Ah ecco, cioè non è... abbiamo preso nota per... C'è dentro anche poi un lato bacillus acidophilus, l'LA14 che... Completa la formula ah, e lo, lo, lo Questo fuori. è quello che troveranno. Eh, eh... Invece, questo qua è, una, è la flora del Doden. Diciamo che sono i principali attori della flora del Dodenland. Che poi l'acidofilus produce anche lui una sequenza di altri figli suoi che sono sì, adesso poi non, non scendiamo proprio eh, nelle cose più importanti, Scendiamo di, di lei che è studiosa. Questa flora del Doderland è fondamentale per la gestione della mucosa vaginale. Si prende per bocca perché deve colonizzare il retto. È un prodotto fondamentale anche per l'uomo che ha la cistite. Il nome... Non sempre, perché la folla del donne è la folla delle donne, quindi non piace, però serve anche all'uomo perché c'è la parrocchia. Ah, ho capito, perché ha quel nome che richiama. Ha eh, un nome che è terribile, Va bene, però non okay, è che si Però anche parrocchia. per l'uomo è. Ma non indica. si cambia parrocchia, eh? non ecco si però, cambia, eh? no. cioè non c'è pericolo Siamo di cambiamento qui. di sesso. Metri, e, senta, ecco. e poi c'è ecco. questo nuovo bacillus Genseni, eh. questo bacillo qui è il primo bacillo che. Eh, ha una caratteristica unica, anche gli altri, ma lui è l'unico che è stato autorizzato mm. ad avere come claims, come pubblicità sua, mm. la capacità di produrre batteriocine. Cioè lui è l'unico attualmente a livello del panorama europeo in cui l'EFSA, che è l'ente per la sicurezza alimentare che sta a Parma, ha dato il permesso di dire produce batteriocine. Che cos'è una batteriocina? La batteriocina è una sostanza che uccide chi deve morire e basta, e non fa effetti collaterali. Esempio: bombardamento, antibiotico. Io mando giù tutto, case, mica case, fabbriche, tutto. Il batterio che deve morire sta in un bunker. Io ho distrutto tutto e non ho combinato niente perché il batterio è rimasto ancora lì. E questo capita sempre più di frequente. La, il Bacillus Gensini lui che ha questa caratteristica di potere di queste batteriocine è un batterio che invece è un, un comando tanto per intenderci a livello militare prende la sua arma e va ad ammazzare quel terrorista che deve morire ma attenzione se il terrorista si mette un giubbetto antiproiettile lui cambia la sua arma invece che andare in giro con un kalashnikov da, da 7,62 si prende una 45 cioè lui adatta l'arma al nemico e uccide solo quello che deve morire quindi non fa danni collaterali questa è la cosa importante e questo bacillo, che è un bacillo specifico della mucosa vaginale viene dato proprio per ammazzare i batteri che possono eh, arrivare nella mucosa vaginale possono creare, noi abbiamo parlato di cistite ma c'è tutte le vaginiti, le vaginosi ecco, ha cioè, fatto eh, bene tutte, a qui è tu. un eh, è un ristagnare di batteri del retto prima di migrare ulteriormente verso un'altra zona cioè verso le, le vie urinarie e mi diceva facciamo banchetto qua e nella mucosa vaginale a pH 5,5 si trovano bene, stanno lì e pranzano, mangiano e se ne stanno anche perché la donna da sette strati di mucosa si riduce a due. Ecco, Quindi... A proposito, questo mi porta anche al tema della secchezza vaginale. Esatto. E siccome siamo eh, molto, noi donne molto amanti, no? nel senso che eh, facciamo tesoro del, dell'abitudine di usare candelette, ovuli, tutte queste cose che... Ci dovrebbero dare anche una sorta di benessere, quindi da una parte sconfiggere. Allora, so che è cambiata la normativa che è diventata severissima, quindi lei è inflessibile su questo. Cioè è cambiata Questi la, probiotici... la normativa eh, hanno messo una normativa per cui non si possono applicare eh, presidi medici, chirurgici a livello vaginale con batteri vivi. Quindi o sono morti e a quel punto si sono. Quindi osservano... noi quell'arma che mandiamo. Per via orale no, no, ingeriamo? No, no. Per via orale potete mangiare quello che okay, volete. Ok, ma quella se dovessimo metterla quindi. in loco, quindi. Quella, la flora del Doden, se io dovessimo andarla a mettere in loco, non si può fare un presidio medico chirurgico, ma si può mettere semplicemente come eh, sciolta. Ah. Che oltretutto è anche meglio perché è anche più semplice da metterla. Si apre la capsula, si prende la capsula, si miscela con un po' di. O di acqua, di celdalo è quello che uno preferisce fare e poi applica a livello interno. Questo serve per velocizzare il sistema. però cioè, tecnicamente quindi, dalla... funziona come cura per questi, queste patologie, sì. e nello stesso tempo avremo l'effetto piacevole, collaterale: cioè, di, di Esatto, di eh, rendere più attraente la, la mucosa vaginale. Sono più veloce perché tecnicamente. Questo dall'intestino. Se io invece le pendio dall'intestino, vanno lo stesso. Quindi, ah, a voler guardare, se uno vuol far prima, fa questa, Ale, facciamo o far tutto questo. facciamo questo, però non c'è problema. Allora, abbiamo detto tutto, anche per la cistite, no. Ecco. Sì? Tutte cistite, queste cose. cistite, vaginosi, tutto... vaginiti si curano con il, il, questo prodotto qui che adesso vedete. Che serve per la gestione della pulizia di tutti i batteri, serve un po' come Benissimo. tosa erba un po' per tutti. E quindi abbasso la, le colonie dei vari batteri patogeni, abbasso le colonie della Crepsiella, delle Scherichia mm. Coli, del Produs. Sono gli amici del giaguaro che poi vanno a finire nelle vie urinarie. Quindi io questo lo devo prendere per abbassare la carica. Poi si prende si prendono la fonte del Doderline per colonizzare in modo corretto il retto, la mucosa rettale quindi il resto dell'intestino non è colonizzato non, ha, non hanno adesione e nell'uomo per proteggere il ciclista da danni da prostatite eh, traumatica e anche gli altri eventualmente che ne hanno bisogno che hanno queste problematiche certo. di carenza e nelle donne per proteggere dalla cistite ma soprattutto dalla vaginosi e dalla vaginite quindi da prendersi anche in luna di miele però <ride> per le famose cistiti da luna di miele. Esatto. No? Eh... Ecco, senta, e questo, eh, questo prodotto, quest'ultimo che abbiamo mostrato... Questo qui invece sono delle no, fibre... No, 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 aspetti un attimo, per, per concludere proprio veramente il quadro. Ci aiuterà anche a risolvere il problema della questo? Allora, il... O subentra il solito problema che dobbiamo prendere le fibre... Le per la bisogna prendere i batteri e le fibre. E le fibre. Perché la propulsione dal cieco ad arrivare fino a sigma è lunga, è più di un metro, metro e venti, un metro e trenta mm. di, di, di intestino. Quindi io lì dentro ho bisogno che la propulsione sia buona. I batteri della florida del vanno a colonizzare soltanto il retto. Quindi mentre si è in attesa dell'espulsione... Mm -hmm. I batteri patogeni che sono presenti nella massa fecale non fanno disastri, questo è, quindi e non migrano, non vanno in giro a fare altre cose che non devono fare, però finisce lì il problema. Il problema della stighezza è molto più complesso perché rischia di partire più in alto, poi c'è anche la, la, la parte terminale della, della rima anale, va bene ma... Sì, sì, no. La stintinchezza è un problema, vista, è un problema diciamo, estremamente più complesso. Sì. Io dico sempre che è più facile guarire il tumore al pancreas che uno stitico duro. Eh. Uno Ehi. stitico duro è terribile. C'è gente che va una volta ogni 20 giorni, la garantisco, che non hanno manco lo stimolo perché adesso lo stimolo stamattina. Almeno su qualcosa si lavora. Gente che non ha nessuno stimolo. Purtroppo esistono queste persone sfortunate e mettere a posto sta gente. È un esempio con lo che ho fatto prima Bisogna farli bere anche molta acqua. Perché la gente sì, spesso ma... si... Le persone estitiche sono anche sì, disidratate ci sono, quindi... ci sono problematiche di, di secchezza, di riassorbimento dell'acqua. Sono talmente tante le cause che, che eh, ho capito. ci si Basta. impegola. Torniamo all'ultimo, qual era questo qui: fibre Quelle alimentari solubili. Queste sono le fibre che servono per dar da mangiare i batteri, migliorare la pulizia di tutto l'intestino grattano un li, po', sono un po'... Li troviamo nel cibo o li dobbiamo assumere gli uffilizzati? Si trovano nel cibo solo le mangia, cioè la, il cibo che ne ha più di tutti è la radice della cicoria. Mi ricordo che ce l'ha detto. Eh, sì. Ma la radice della cicoria, mica la cicoria. Ah, non la, la radice della cicoria. Ma ce non la... è in commercio la radice, oh, ho capito Uno ce la eh, deve lo so. coltivare. E allora le, do... le andiamo a comprare in farmacia in sostanza? Ci sono fa... queste fibre, sono fibre... Prebiotiche, tenendo presente che a parte l'effetto che hanno di grattare l'intestino, quindi di pulire un po' l'intestino, hanno anche la funzione di nutrire i bifidi, perché ricordiamoci che le fibre prebiotiche sono solo bifidoce. E questi fos cosa sono? Che sono i saccaridi Ah perfetto Adesso loro. se ne sente parlare moltissimo C'è cioè addirittura chi le mette nelle creme, negli oli Adesso sono ovunque Vabbè, i fos Vabbè, eh, quando una roba diventa di moda Poi alla fine viene usata anche per Dice far crescere i capelli Dice che viene un po' svilita Come si vede io Eppure, ne uso molto, eppure eh. dottor Lozio la stupirò, Ci sono prodotti anche per far crescere i capelli no, no, Allora Non a base di fos, non penso No, proprio. non saranno quelli <ride> Ehm Dedichiamo 10 minuti, anche se ovviamente ci daremo appuntamento nella bella stagione, per parlare di, di colesterolo in maniera ampia. Sì. Ecco, intanto, questi qui sono i contatti semplicissimi per il dottor Luciano Lozio, questo qui è il suo sito, che così trovate molte più informazioni. E non so se c'è anche un numero di telefono, se lei no, ce l'ha negato. No, perché negata. se no mi telefono. Mi sono trovato con 70-80 telefonati in un giorno, sono uscito matto perché poi non riesco più a stare dietro a tutti. Bene così le passeranno a noi, le smisteranno a noi. Ma, noi no, siamo no, felici. ma se vanno su questo sito trovano, trovano tutte le informazioni. Di, di reperirmi, trovarmi, scrivimi mail, c'è tutto. Sì, dopo lei risponde... Cioè... Dei Beh, limiti insomma, dei limiti. Però risponde in, in linea di massimo. Allora, eh, tornando invece a questo tema abbastanza... Come posso dire? È molto sentito dalla popolazione perché decenni di bombardamento, ora il colesterolo tutti lo rifugiamo. Infatti basta certo. guardare anche le pubblicità di alcuni prodotti alimentari, è sempre tenuto come un parametro il colesterolo. La lotta al colesterolo equivale a una guerra mondiale ormai. Sì, è una, <ride> è una guerra che insomma. Due battute per farci riflettere e per aiutarci, possibilmente se c'è qualche cosa nel mondo dei probiotici, perché in questa direzione vanno le ultime scoperte, proprio. l'ultima allora, scoperta è questa: c'è cioè la statina, che il farmaco classico può creare e crea problemi, perché lo si sa, è inutile andarci a nascondere dietro un dito. È un ottimo farmaco, funziona bene, a base a colesterolo. Io non sto a dire qual è il valore del colesterolo che va bene, che va male, perché ogni. Eh, Persone che uno viene a parlare di colesterolo ha la sua idea e a me va bene, tutte sono tutte rispettabili perché sono tutte documentate, quindi nessuno va a dire devi avere questo, devi avere quest'altro. A me va bene, tutto. però su una eh, funzione sono d'accordo tutti, che è l'ossidazione. Il colesterolo ossidato, cioè arrugginito, fa male, e questo non c'è unanimità, non esiste medico di nessuna specialità medica che possa negare un'evidenza di una banalità senza fine. Cioè, l'ossidazione, il ferro è bello ma se arrugginito fa schifo perché non regge. Bene. Il colesterolo arrugginito è pericoloso. Bene, allora hanno trovato, trovato due batteri che mangiano volentieri il colesterolo. Gli piace, gli serve per creare energia, gli serve per. Eh, produrre per, per fare membrane, per moltiplicarsi. Stiamo parlando proprio del colesterolo, quello in circolo nel sangue. Quello che ingeriamo col mangiare ah, col ah, col ecco, alimentare. Quello alimentare, alimentare. alimentare. E abbiamo questi due batteri che se lo mangiano volentieri e se lo consumano, per cui almeno quello alimentare l'abbiamo sistemato. Poi abbiamo dell'estratto dell di mela anorca. La mela anorca è una mela campana ma non della terra dei fuochi tanto per intenderci è la mela di Benevento va bene? è una mela rossa particolare che per chi potesse per chi volesse è la eh, mela migliore per fare lo strudel va bene? Ma va. <ride> non c'è nessuna mela migliore di quella però lui Lei dice lo strudel, cultura lo strudel lì. sarebbero queste poi sarebbero queste, sì. La mela, no, perché noi ci siamo persi anche un po' la biodiversità, ne? trovi sempre due o tre qualità di mele ecco, eh, al, ecco, la al nurca, massimo. La Nuca è una signora mela, mm. va bene, che è diventata la mela migliore per fare lo strudel perché la sorella di Maria Antonietta, Maria Carolina, che era la moglie di Ferdinando, quando arrivò dall'Austria, dove a lei piaceva mangiare lo strudel, arrivò a Napoli e eh, non trovava mica le, le mele della Val di Non, ce l'aveva mica. Mm. Quindi ha trovato le mele di Benevento. E ha trovato questa mela ha detto: Oh, credi, questa qui. Ma insomma, questa allora è la classica mela, quella più, più comune? Eh? Questa qui è una mela com è beh, una tanto comune di O no. è una varietà di quella comune? La no, io. io non ho ancora capito. Cioè, perché lei ha citato la Val di Non, quelle della Val di Non sono. No, le non no. sono queste. No, sono quelle no, no. di Benevento. Questa qui è una bela campana. Campana, Vabbè, così. Squisitamente ah. campana, cresce solo lì però per qualcuno che magari si preoccupa della terra dei fuochi lì non cresce, cresce sì. il provinci Benevento va sì, bene? in una zona assolutamente buona e sono delle ottime mele 8, 8 mele di loro, queste, otto certo. perché ce ne vogliono un certo numero hanno al loro interno una, un tipo particolare di polifenolo molto lungo, molto buono che è l'antiruggine del colesterolo Va bene, Io gli metto il minio, già sono rosse le mele, quindi mm. non siamo poi tanto lontani. Gli mettiamo proprio una protezione contro la possibilità da parte del capo di ossidare questo colesterolo. Quindi. quindi al di là appunto del valore intrinseco di quant'è alto, basso, lungo, storto questo colesterolo, che si entra in un ginepraio in cui tutti hanno ragione di <coughs> essere torto. Almeno sarebbe... Giusto tenere sotto controllo anche il rapporto tra colesterolo buono e quello cattivo. Sì, ma questo, ma questo mi tiene. Che quello buono sia protettivo. No? Lei non è scettico anche su questo? cioè bisogna stare attenti a quello buono perché quello buono non è poi così buono come sembra. Vede perché, che lei. perché è composto in tutte modo le prevalente. Volte mi, ma mi diventa un macello. Mi cioè... va a sgretolare delle. no, dei... no, no. no delle cioè, deve essere buono, ferre. ma non deve essere troppo alto. Il colesterolo buono non deve superare ossireno. gli 80. Beh, ci hanno sempre Basta detto il contrario. L'80, perché la sua composizione è fatta da, in modo prevalente dalla l'Ipo A, è una questione un po' tecnica, ma questa sostanza <coughs> è Quindi. simile a plasminogeno, a Quindi fa, può fare buono, dei Buono, ma non superiore a 80. Buono va bene, ma, ma come Ma cosa facciamo? Mangiamo? Buon. No, mangiare 7 mene no, men, no meno poi, poi il fruttosio sarebbe un danno dall'altra Ci sono parte. dei prodotti... C'è un prodotto anzi, che poi ha dimostrato sia di ossidare, di proteggere dall'ossidazione il colesterolo e poi anche di abbassarlo. Per cui questo, questo prodotto che è in grado di gestire in modo corretto l'ossidazione del colesterolo mantiene quei valori, non so, che vanno da 200 fino a 250, in attesa magari dell'intervento medico, dell'intervento farm del farmacologico. Possiamo mantenere questo colesterolo almeno in uno stato tale che non crei problemi. Se non è ossidato, non precipita, non fa, plaque, non, fa nulla, cioè non fa nulla. Anzi, cioè, sappiamo che, che il colesterolo troppo basso è anche di per sé un pericolo. È un, eh, pericolo, per un pericolo. Il colesterolo, come tutte le cose che si dicono. Perché si se... dice che è anche protettivo per il cancro. Un po' di colesterolo. Assolutamente. Quindi, cioè, cioè, non è, se è che deve... troppo fa male. Ma non è mica solo quello, ma fa dei disastri tremendi. Cioè, se io ho il colesterolo eccessivamente basso, eh, io posso andare incontro a carinfarto ad addirittura. Cioè, quindi... Vedete? Eh sì, perché l'eccesso è sbagliato. E' tutto il giorno, tutta la sera è che sempre, stiamo... Nella ma... salute è sempre una questione di equilibrio, Ma alla Certo, fine. è un equilibrio. Ed è la cosa più difficile. da Tra LDL, tra HDL... Tra colesterolo ossidato, che non ci deve essere, i radicali libri, è tutto l'equilibrio. equilibrio. Quindi fa male il colesterolo a 400, è chiaro che fa male, ma fa male anche a 100. Cioè, perché? Perché a 100, a 100 io non ho più neanche le matrici per fare gli ormoni, sono fondamentali. Quindi a 100 io non produco il, la vitamina D, non produco gli estrogeni, ma non produco manco il testosterone. Ora, averlo troppo basso, con poco testosterone. No, il povero maschio massimo, funziona eh? decisamente male, ma anche la donna senza estrogeni. Non è che funzioni bene. Eh? Quindi attenzione a tutti questi patiti delle diete, quelli troppo ossessivi e rigorosi che a volte eh, si possono danneggiare, il troppo stroppia. Quindi queste, questi detti che sembrano banali. Eh, ecco, Esatto. Allora, ma come lo assumiamo? Allora con un estratto secco... Ci sono delle capsule che eh, contengono... Questa volta non terzo. sono probiotici, questa volta no, è proprio no, no, un estratto terzo. secco di mela anulata. Un estratto di una, della mela di questa mela anulata, otto mm. mele con dentro anche due probiotici che mangiano, ah. mangiano colesterolo, per cui si è visto che questa associazione può ridurre il colesterolo. Quindi se uno ha del colesterolo come si detto borderline, cioè non ancora da farmaco, ma che può essere gestito con dei prodotti, io tiro giù il colesterolo, proteggo dall'ossidazione, quindi io ottengo ad avere dei valori di colesterolo intorno ai 200-210, insomma più o meno lì, e senza <coughs> creare rischi perché. Prendere la lecitina di soia, questo bisogna dirlo, che lo fanno in tanti lecitini di soia, o forse di colina, che sì, diavolo sì. che sia. Io prendo una sostanza che dentro ha un gruppo, un gruppo fosfato e la colina. Il fosfato il gruppo, cattura il colesterolo <coughs> e me lo porta via, lo abbassa, attenzione, mm. il colesterolo me lo abbassa. Cioè, per funzionare funziona. Funziona, non, nessun, però c'è un problema: il rimasuglio che resta, cioè la colina. Ci sono dei batteri nel nostro intestino che sono presenti, che la trasformano in una sostanza diversa, va bene? che è molto pericolosa, perché si chiama timao, cioè trimetilamino si dà un nome bello complicato, cioè, veramente si chiama trimetilammina. Trimetilammina puzza di pesce marcio che è uno schifo, va bene? per cui il fegato prende questa sostanza orripilante e la ossida e la fa diventare timao. Bene, quest'anno sono usciti i lavori che hanno correlato gli infarti proprio a una percentuale elevata di Timao. Mm. Se io continuo a dare da mangiare questo terzo... Questo, questo solo per la lecitina non per, o anche per la soia? Per la lecitina per di la soia. Lecitina per la lecitina, sì, le, sì di no. Soia. Ah, è ecco. la fosfatidilcolina, Perfetto. che principio poi è questo, che ha dentro qui. Quindi se io prendo... Questa, queste sostanze, sì, sì, no, se ho i batteri... Oggi sono così diffusi anche al supermercato, li trovi i barattoli di lecitina sì, di storia. Se hai batteri buoni nell'intestino, questo non succede, ma se hai dei batteri che fanno questa trasformazione, e ne abbiamo anche tanti, e viene fatta questa trasformazione, io creo questa sostanza, per cui io abbasso il colesterolo, è vero, lo abbasso, non ho più l'asterisco, però rischio l'infarto. Per cui alla fine, siamo sempre lì, perché dobbiamo affidarci a cose che a volte da un lato fanno bene dall'altro... Cioè sono prodotti che sono stati immessi ormai da decenni sul mercato ma forse troppo frettolosamente, no, senza questo, avere degli studi... Eh. Questa correlazione non la sapeva nessuno, è ah. uscito il primo lavoro quest'anno ah. fatto all'estate di Cleveland che ha dimostrato come due valori, una è la PCR e l'altro è il la TMAO, correlano, cioè quando sono alti è molto, è molto più facile che il personaggio possa andare incontro ad un infarto. Esattamente quello che, uno... quello che ci sono. Esatto, perché uno si, eh, si premura di, di prendersi queste cose. Vabbè, esatto. Non è così sgradevole la lecitina, però insomma non è proprio che è un, un prodotto... Sì, ma poi alla fine Ma lo fai basso. come sacrificio, però Te, in cambio stesso nell'incidente... Deve avere nell i che la trasformano però. Eh? Sì, chiaro. Quindi non saranno tutti, però... Forse. È meglio buono sapersi, eh, perché c'è di che proprio non solo rosicchiarsi le dita ma correre i ripari dopo un infarto è veramente più difficile. Io direi che per oggi possiamo concludere così, è, è già sul mercato, è già sì, in commercio, sì, sì, sì. quindi i nostri telespettatori lo cercheranno da domani, immagino, e, e si assume come un normale probiotico. Sì, Quanti? perché due sono dentro... Al giorno, due batteri tre. ci sono dentro, i due batteri vanno presi. Senta, ma queste cure, chiamiamole così, questi aiuti, si devono fare per, periodi, per lunghi periodi, per... Eh, ci, dica, ci dà un'indicazione anche terapeutica. Si fanno per un periodo, io tendo, faccio, consiglio questo, due al giorno per 12-24 giorni. Poi, perché sono da 24 capsule, solo mm. per quella, per non far diventare matta la gente. Poi faccio fare una al giorno per 24 giorni e poi una giorno al tenni per 3-4 mesi. Dipende poi da cosa mangia, da quanto ha il colesterolo. Cioè, cioè, bisogna anche andare a vedere se è molto stressato, se produce tanti radicali certo. liberi. Sono tanti i parametri, però... In questo modo io metto sotto controllo il colesterolo e la sua ossidazione, quindi quando ottengo dei valori giusti, 190 Sì, 200, È chiaro tro... che un controllino va fatto. Anche per quanto deve riguarda. Deve essere fatto. Deve eh. essere fatto sì. Sì. Per quanto attiene invece anche le altre cure, ma in generale l'assunzione dei probiotici deve essere ciclica. Ciclica. Ah, perfetto. Ciclica, mai prenderli sempre non ha molto senso, a meno che non si abbiano delle forme croniche. Ora nella forma cronica la cosa cambia, perché il batterio viene ucciso oppure viene utilizzato, cioè sono cose diverse, sono le malattie autoimmuni, tumorali, c'è un consumo del batterio. Se io ho una persona che ha una diarrea fulminante, eh, sto però batterio lo prendo spesso perché quella diarrea non riesce ad attaccare, certo. quindi è chiaro che viene espulso. Quindi ci sono patologie in cui ha senso darlo frequentemente, altre no. Perfetto, bene, così ci siamo chiariti molto le idee, adesso ci dobbiamo salutare. È un po' più doloroso delle altre volte perché come vi dicevo a inizio trasmissione, il dottor Lozio ci mancherà per qualche mese e ci mancherà davvero, però noi vi verremo incontro magari mandando qualche replica delle sue trasmissioni che sono sempre molto gradite. Lo sa che deve pagare pegno ancora. Ora vi faccio una caccia di Natale. Oh, Molto molto Va bene. bene. E io colgo l'occasione anche per salutare i nostri telespettatori e proprio sulle note di queste, queste questa bella canzone natalizia, vi ringrazio per, aver, per essere stati in nostra compagnia.